Buonasera a tutti, ciao Giorgio, ciao Maurizio. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti quelli che sono collegati, come state? Tutto benissimo. Bene. Abbiamo i nostri soliti ospiti che ringraziamo per la fedeltà, nonno Tom, Marco, grandi. Vogliamo un po' raccontare cosa abbiamo fatto questi giorni, queste settimane. Tu, Giorgio, ci devi dire un po'. Partire della birra. Bravo, scusami, ho fretta. La cosa più importante delle ultime due settimane è che oggi cambio birra, oggi provo una Dunkel, una Feld, cioè non c'era la Weiss preferita mia, la Coppa oggi pomeriggio, e quindi volevo ripiegare su una Feldschloss and Weiss, ma ho preso una Dunkel, vediamo di che si tratta. Una Feldschlosschen è la birra una birra tipica delle nostre parti qua a Zurigo. Sì, è vicino a Basilea, lo stabilimento, sì. Sì, vicino a Basilea. E lo sai che è un ottimo investimento azionario, perché se prendi il minimo di azioni per partecipare alle riunioni degli azionisti, praticamente vieni invitato e per una serata vai di birra e booster, quindi no. Tutti i miei colleghi hanno il pacchetto minimo per partecipare, che c'è quello di giorno. Assolutamente un investimento da fare questo. Tra l'altro, adesso facciamo subito un esperimento, perché siccome ho preso quattro lattine e una è cascata, è ruzzolata brutalmente, però non so qual è. Se è questa qui, appena apro... È stato un piacere vederti. Il bello della diretta, diciamo. Sembra della pressione non essere questa, eh? Aspetta. Non era questa. Ok. Roulette russa andata a buon porto. Andiamo. Vuoi il solito? No. Vai. Io oggi sono rimasto sulla Raffo, poi dalla prossima sperimentiamo altro. Cheers. Una Leff stasera, quindi andiamo in Belgio. Ottima scelta, Leff. Insomma, è buona. Quanto è buona. Non amo birra in lattina, eh? Bevo birra chiara in lattina, come diceva. Sì. Allora. Cheers, ragazzi. Ciao a tutti, cheers. Appuntamento del martedì sera, del bisettimanale imperdibile. Imperdibile, ormai pare sia un appuntamento ormai fisso di YouTube. Trasmettiamo in live anche su Twitch, poi ci aggiornerai della tua prima diretta live su Twitch. Siamo anche su Twitch in questo momento. Siamo anche su Twitch in questo momento, sì. Visto che mi riguarda ormai, fammi vedere. Metti un po'. Non ci sarà nessuno collegato, però sul canale Giovanni Come potete mettere anche un like, così. Parlavamo prima del sistema di gamification di Twitch, dopo ogni diretta ti dice hai raggiunto X iscritti, okay. X visualizzatori, così potete commentare, fare tutto quello che volete. Poi la puntata verrà riprodotta tramite podcast su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Devo dire che abbiamo parecchi ascoltatori. Giovanni, non ti trovo. Sempre Giovanni Come, non so se sarà per quello. Hai pagato? No, non ho pagato Twitch. Sì, perfetto, però. Attaccato. Ah, ok, scusa, no, non vediamo che hai pagato, no? Twitch non l'abbiamo pagato. È assolutamente bello però Twitch, no? Ti piace? Ah sì, io ho iniziato oggi a twitchare. Sì, oggi ho fatto pomeriggio, ho detto vabbè, dai, che faccio? Oggi doveva essere bel tempo, il tempo era brutto. Ho detto dai, creiamo un account su Twitch e proviamo a vedere come si sta su Twitch. Sì, è divertente, ancora da capire, è molto più gamificato, però è stato immediato, cioè prendere, farsi un account e partire a streamare è stato zero, proprio 3 secondi, con OBS, adesso sicuramente mi hanno detto che avevo impostato la lingua sbagliata, non avevo un titolo, 3 cose da migliorare, però credo di cominciare a portare un po' di roba su Twitch e poi vedremo, però è stato divertente, oggi ho streamato io che giocavo a Terraforming Mars. Ah, caspita, grande. La serie gioco tutte le cartucce prima che poi dopo nascano figli e ricomincia a lavorare. No, mi dicevano che Twitch ha un grande vantaggio, che è uno, la qualità degli utenti, comunque puoi riuscire a creare una community molto attenta, molto, penso che tu su YouTube non abbia questi problemi di hater o di questo tipo, però altri tipi di content creator hanno questo problema proprio degli hater, che comunque sono abbastanza pesanti. Invece su Twitch dicevano questo problema molto meno presente, e vabbè, poi la monetizzazione, okay, essendo un social che probabilmente deve ancora... dove deve ancora espandersi e poi vuole ragionare in maniera diversa rispetto agli altri, ha introdotto tutta una serie di possibilità di monetizzazione che sono molto apprezzate dai content creator, quindi ha innovato molto
quello che io ho capito su Twitch è che primo è nativo per lo streaming, quindi in teoria è proprio tutto pensato tu, è il tuo canale televisivo, puoi mettere il palinsesto, l'indirizzo è sempre lo stesso del tuo canale, non è l'indirizzo per ogni singolo video, è più nativo per lo streaming. E secondo, sembra essere il fattore determinante per mandare molta gente su Twitch a streamare, è che la gente che ha abbonamento a Amazon Prime ha automaticamente diritto a delle subscription a pagamento che sono gratis per loro, e quindi spesso la gente è più incentivata a darti dei soldi perché neanche tirano fuori di tasca loro, perché sono già, li pagano già con Amazon Prime, per cui in teoria sto certo, capendo un po' cosa bisogna fare, penso che debba fare qualcosa prima di poter abilitare monetizzazioni varie, però vediamo, divertente, vediamo che succede. Anche tu, Maurizio, questa settimana ti sei dato da fare, devo dire, in queste due settimane, visto che hai... Sì! Aspetta, fermi, il video sul lavoro. una cosa voglio dirla. Non fate il formato europeo del curriculum e non mettete le foto del matrimonio. Io ho una foto del matrimonio sul curriculum formato europeo. Ma tu sei sempre fuori dalla distribuzione gaussiana, su questo abbiamo... La foto del matrimonio mi ha costretto la tizia dell'ufficio di... Quando io sono licenziato da Google, ho fatto dei mesi in unemployment, ho detto no, leva questa foto da scemo, metti una foto professionale, io non avevo fatto la foto del matrimonio. Ma sai, detto, quando il tuo matrimonio ancora probabilmente, ma proprio le foto abbracciati con... Quelli qui si vede proprio il taglio. La foto così, con la sagoma grigia. Dai. No, quello sì. No. Diciamo che oggi le occasioni per farsi una foto fatta bene forse sono maggiori. Una volta erano totalmente la normalità queste cose qui, perché le uniche foto fatte bene erano quelle professionali, quindi chiunque metteva queste foto, sì, no, ma improbabili. Un attimo, la foto in un parco e tutto e va bene. No, invece il formato europeo, no, quello è, non si è può vedere. Proprio un calcio al fegato, non si può reggere. Sì, avevo alcuni argomenti appunto che colpi in canna che ho voluto far partire subito anche per chiarirmi un attimo delle idee. Poi bei video, mi piacciono molto, li sto seguendo con passione. Quindi sono questi i temi che porterai sul canale? No, credo di no, non lo so. Perfetto. A me il canale era nato proprio come concetto per tracciare un pochettino il percorso che ho dovuto iniziare e sto facendo adesso dopo due anni e mezzo, no? Dopo il famoso reset. E poi c'è stato questo spunto di approfondimento che abbiamo avuto durante gli incontri e quindi ho detto, vabbè, iniziamo a mettere giù alcuni punti chiave, alcuni pilastri anche per organizzarmi le idee. Poi vediamo se per esempio... ho avuto un po' di contatti di persone interessate alla parte lavoro, c'era un collega ingegnere che mi aveva chiesto alcuni consigli perché aveva una batteria di 3 colloqui in settimana e quindi tra l'altro sembra che siano andati anche molto bene, per cui insomma alla fine hai anche questi 23 anni di carriera monetizzabili nel senso proprio esperienza fatta, cicatrice e tutto che, come disse l'altra volta Giorgio, ad aver avuto alla loro età qualcuno che condivideva qualche dietro le quinte, qualche dritta, mamma mia. Certo, il mentore è vero. Io famiglia di nessun ingegnere in casa mia, per cui andavo a chiedere al padre di un mio amico ingegnere, ma che fa un ingegnere durante il giorno? No? A che serve questa matrice? Perché? E lui provava a spiegarmi. Una volta era molto più facile nascondere l'impostor syndrome tutta la vita, no? Cioè proprio... Mi dai una valigetta, camminavi con aria impegnata e sembrava stessi facendo qualcosa. Cioè non le mitiche Samsonite rigide, quelle... Il problema degli ingegneri informatici è che anche il codice che scrivi poi è nei repository, è pubblico, lo vedono gli altri, quindi è difficile nascondersi come incapaci. Invece essere un incapace dentro un lavoro tradizionale in un'azienda magari 20 anni fa era molto più facile. Era sì, molto sì. Più... ci potevi convivere meglio con questa cosa qua. Adesso invece... sì, c'erano... avremo tanti aneddoti forse, poi dopo magari qualche persona si riconosce, meglio non raccontarle, però pare che le leggende narrano che insomma nelle grandi aziende ci fosse gente che giocava con la PlayStation piuttosto che semplicemente si chiudeva l'ufficio per magari nel pomeriggio per farsi la pinnichella piuttosto che... giocare a carte, vabbè, no. Basta andare una generazione più in alto e l'ho sentita storie.
Sì. Ma anche recentemente ho conoscenze di capi ufficio che preparano i maglioni durante l'orario di lavoro e poi li vendono ai colleghi. Insomma, c'è di tutto nel... Sì, sì. C'era in How I Met Your Mother, c'era Barney Stinson, che era un po' una presa per culo della lui in ufficio, non sapeva neanche cosa faceva, please. Non risponde mai a quale fosse il suo lavoro. Sì, 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 era perfetta citazione della... della farsa del mondo del lavoro. No, oggi non vorremmo parlare di lavoro, però abbiamo un paio di domande che magari a cui possiamo rispondere al volo. Ci chiede, oggi vorremmo parlare di finanza personale, quindi vorremmo fare un pochino, dare un pochino le basi sulla finanza personale. Poi magari durante la puntata, Giorgio, ti chiederemo come va la tua scelta di continuare o smettere o continuare a metà col lavoro, come sta andando, insomma. Però ecco, ci chiede Lorenzo: nella multinazionale nella quale lavoro i manager sono tutti giovani, età media 35 anni. Purtroppo nessuno ti fa da mentore, è solo legato all'età o alla loro qualità umana? E io penso che è difficile, che rispondo prima io così un po' d'acchitto, è difficile trovare qualcuno che spontaneamente ti voglia fare da mentore, quindi sta anche in te andare a cercare un mentore, quindi provare con le giuste domande a chiedere a qualcuno magari più che ha avuto carriera e quali sono i segreti che lui ha applicato per raggiungere la posizione in cui è. In realtà alle persone fa molto piacere raccontare di se stessi, basta, e quindi quello che sembrano magari degli atteggiamenti anche un po' rigidi verso i giovani che entrano in azienda spesso possono essere così una presa di posizione, giusto perché il manager deve avere quella posizione, però in realtà se voi andate a chiedere e magari vi mostrate realmente interessanti e vi guadagnate la fiducia, probabilmente non è una cosa così difficile trovare una persona che voglia darvi qualche buon consiglio. Ma poi nel mondo remote only è un po' più difficile anche creare quelle cose, quella chiacchiera da come si chiama, da micro kitchen, da macchina, da water dispenser, no? Quindi forse è un po' più difficile creare così. C'è da distinguere, secondo me, se sia una questione di mancanza di tempo, ma questo lo sai più tu, Lorenzo, che noi, cioè nel senso che se tutti sono super, super oberati di lavoro, o quanto sembrano, oppure se c'è una sorta di voglia di non condividere, questo non lo so. Io finora ho avuto anche manager più giovani di me e ho sempre trovato che in realtà più giovane il manager più è utile la mentorship, perché c'è un divario di età che fa sì che c'è anche più empatia, no? Un manager sessantenne ti può raccontare un mondo che non esiste più, un manager che ha tuo coetaneo o pochi anni più di te o anche qualcuno in meno ti fa vedere l'esempio di uno che ha fatto passi forse in più e che puoi fare anche tu perché state nello stesso ambiente, stessa generazione. Quindi in teoria per me è un prerequisito, è un punto di partenza molto buono avere manager coetanei, giovani e via. Sì. Io ho visto alcune aziende hanno proprio dei programmi di mentoring davvero strutturati, cioè ti puoi sia candidare come mentore potenziale che avere accesso alla lista e chiedere. Alcune volte sono dei programmi dove tu dici voglio un mentore, altre volte invece fanno parte se sei in un percorso di formazione, sei stato inserito in un programma per manager di primo o secondo livello e quant'altro, però una delle cose appunto fondamentali è essere attivi, cioè la parte nei mentoring program è assolutamente molto più attivo il junior e lì è anche fondamentale, secondo me, nella mia esperienza quando lì ho partecipato, fare anche domande giuste, nel senso che ok, un mentore che significa? Cioè veramente sviluppare il focus, perché hanno sicuramente poco tempo, quindi essere lì non per dire che devo fare o cosa mi consigli in generale, specifici esempi, problemi. O soprattutto, per esempio, quello che ho visto che è molto interessante è avere come mentore qualcuno che è da una divisione completamente diversa, perché là può farti mentoring sulla parte soprattutto relazionale e stakeholders management, perché se tu sei in una divisione ingegneria e ti occupi di queste cose, è una persona, quello con cui ti confronti sarà del tuo stesso ambito e ti può dire le tue stesse cose magari a un livello più avanti, ma se inizi a confrontarti con, certo, il capo della divisione legal, che fa un lavoro completamente diverso,
però la parte di gestione delle relazioni, comunicazione, quella è sicuramente la parte che serve molto di più. Però sì, lanciarsi, sono d'accordo, chiedere se c'è qualcuno che secondo te è interessato, oppure chiedere al tuo capo quale potrebbe essere un mentore anche di altre divisioni, perché spesso ci sono personaggi con delle caratteristiche umane, soft skill o altro, che sono molto molto interessanti da esplorare. Sono dei buoni programmi. In Google c'erano tantissimi programmi di mentorship. Ho fatto anch'io il mentore per un po' in Google. Ho anche vinto delle magliette Google Mentor. Adesso vabbè, la prossima volta la indosso così. È una collezione infinita. Sì, sì, sì. È rossa, è un po' scolorita, per cui sono due. Ok. Ci chiedeva Joe, a proposito di quel video, le lettere di Referral vanno bene con firma digitale? Direi di sì, insomma. Sì, ma guardate che il discorso non c'è formalità. Avere un referente significa qualcuno che nel documento ovviamente parla di te, di magari qual è stata l'interazione e tutto, e ovviamente queste sono anche persone che si mettono a disposizione, quindi tipicamente lasciano anche i contatti mail o recapiti telefonici per poter essere contattati, e vi assicuro che le aziende li contattano. Per cui, però è importante quello, avere una traccia di, in questo mio percorso di 10 anni in 4 aziende diverse ho 5-10 persone che hanno lasciato una traccia di una collaborazione positiva. È anche presente in LinkedIn, no? Tutti i referral e tutto, però l'esempio che stavo facendo io era proprio la cartellina con il cartaceo raccolto. È buona norma farsi fare i referral quando si sta ancora lavorando, quando si sta lasciando un'azienda. Non pensate che dopo 5 anni torni indietro, ti ricordi, per favore, puoi farmi... Fatelo subito, battete il ferro finché è caldo. Funziona. Ultima domanda sul lavoro, poi passiamo alla finanza personale. Avete, o comunque sugli studi, avete opinioni sul corso ingegneria gestionale? Ma io, una persona che ho aiutato fa ingegneria gestionale e faccio difficoltà a capire esattamente bene di che si tratta. Non ho opinioni chiare in materia. Tra le ingegnerie è quella che per me è la più oscura, quasi come era ingegneria ambiente e territorio un tempo c'era. Non ho ben capito, finora le persone che ho visto uscire da lì sono sempre uscite con grandi punti interrogativi in testa. Sembra essere una sorta di... business management, ma fatto da ingegneri. Non lo so, non ho i pochi sample che ho non sembrano storie di successo, oppure quantomeno di persone che escono con idee chiare su cosa fare e che skill hanno. Quindi questo è quello che ho. Diciamo che la nasce ingegneria gestionale, nasce proprio con quell'intento lì, no? di andare ad unire la formazione ingegneristica, quella un po', diciamo, finanziaria o comunque di management, o insomma di anche un po' di minimo di contabilità, un minimo di conti, che ovviamente in quel tipo di corso di studi manca. Evidentemente, quando... La carta sembra fighissima, cioè sembra quello che piacerebbe a me, ingegneria e business administration sembrano interessanti sulla carta, non so bene lì all'universitario come... cosa si è. Il rischio è che, come dici tu, ci arrivi gente che magari non sa bene cosa fare, alla fine esca non sapendo bene cosa fare, poi dopo... Sì, là per me sono un po' allineato con voi, perché la mia esperienza è stata, gli ingegneri sono ingegneri fino a un certo punto con tutte le stesse basi, no? La parte che è comune tra i vari corsi laurea è quella. Poi c'è la specializzazione nei vari settori, quindi dove inizi a essere ingegnere meccanico, elettrotecnico, elettronico. E il gestionale all'inizio secondo me non era nato benissimo, perché questa cosa, cioè, non diventi ingegnere e sulla parte dove dovresti avere lo stacco rispetto alla formazione standard metti qualcosa che torna a essere generalista, allora se non è ben impostato può essere un attimo pericoloso, però sicuramente, insomma, continua, quindi comunque sei un ingegnere, bene, magari potrebbe essere un attimo più difficile inizialmente la parte posizionamento lavorativo, no? Perché sei un ingegnere meccanico, è abbastanza facile avere un'idea entry level cosa vai andare a fare. Non ti chiamano entry level per fare il manager.
Io ho parlato con dei neolaureati, io ho fatto gestionale, quindi sono pronto per fare, puzzi ancora di fotocopie, che devi fare il manager di una divisione. C'è Europe nei commenti che ha scritto cose probabilmente interessanti a riguardo, su logistics, supply chain management, ok. Forse così sarebbe interessante, potrebbe essere interessante. Cioè, non è la administration. La persona che ho aiutato ha detto che era in dubbio se dopo la laurea fare un MBA, perché sembrava la normale evoluzione, per cui mi sembrava fosse più orientato alla business administration, non alla logistica. Però ne so veramente poco. Se Europe ha qualche indicazione in più, probabilmente sarà così. Se non... Forse sarà così, poi dopo ogni facoltà, magari ogni indirizzo specifico è un po', può cambiare, no? Poi alla fine, perché ecco, logistica e supply chain management sarebbe un'altra cosa, però probabilmente poi ognuno la interpreta a suo modo. L'importante è trovare una strada nella vita, e trovare qualcosa che secondo me che ti piace, che ti appassioni. Perché... Già nel mondo di oggi, in cui oggettivamente, per una forza di cose, il fatto stesso di fare l'università è messo in dubbio da molti, e io dico pure troppi mettono in dubbio il fare l'università o meno, però c'è una sorta di base, anche il mondo americano, molti ti dicono le università americane sono tuition cost altissimi, quello che ti insegnano non è, comincia ad esserci questa cosa qui, poi se vediamo tutti i fuffaroli che ti dicono fai un corso di marketing digitale invece di fare l'università, c'è una spinta a, come dire, a mettere in discussione se fare l'università o meno. E se parti con queste premesse del tipo non so bene se fa questa facoltà che mi consigliate, probabilmente guardati dentro prima e poi guardati attorno. Sì, sì, all'estero una di quelle scelte che viene fatta spesso fare un anno magari sabbatico anche dopo le superiori, può essere un'idea. Va approcciata con lo stesso energia che, come dice Derek Sivers, hell yeah or no, cioè non è del tipo vabbè la faccio. Cioè, o dici, cazzo sì, questo voglio fare, oppure non questa facoltà, oppure vedi altro, vedi altre facoltà, vedi altre cose. Deve essere una... Cioè, non ti devi prendere la contata di un 6. Cioè, o è un dall'8 in su, come energia, oppure guarda oltre. Eventualmente sì, anche sì, prendendogli del tempo sabbatico, non c'è più il militare adesso, no? Cioè, noi avevamo la certo, l'esperienza, ma io questa mannaia del militare che non poteva andare l'anno sabbatico, c'era proprio certo, ti arrivava la cartolina, era l'anno sabbatico per il cervello, per un anno dovevi spegnere. Beh, insomma, dai, veramente, non so, una volta forse parleremo delle esperienze, perché tutti siamo nell'età in cui, non so, potremmo... Ho fatto il servizio civile, quindi non so voi, però io ho fatto il servizio civile, sì, sì. Probabilmente uno degli ultimi anni in cui, perché Giorgio in realtà noi avremmo potuto forse scamparlo. Io l'ho scampata, ma è una storia lunga, non vale la pena. Ah, okay. Però è divertente. Creiamo un po' di suspense. Comporta anche io che cercavo in Toscana un lavoro da contadino. È lunga. Io vinco il concorso di allievo ufficiale, ma rinuncio perché stavo facendo competizioni di robotica. Poi mi chiamano a fare un soldato semplice a settembre, l'ultimo... Vabbè, è lunga, lascia perdere. Però dai, interessante, hai creato suspense, Ci vuoi raccontare, prima di iniziare con la finanza personale, come sei messo, cosa pensi di fare per il futuro? Allora, stamattina ho fatto il meeting con il mio manager, che è, vabbè, persona squisita, e gli è anche piaciuta l'idea, ma sì, dai, quello che fa bene, quello che ti fa contento, vuoi lavorare il 60%, vuoi anche fare le cose online, è fighissimo, bella idea. Era molto positivo. Aveva visto qualche video già o era preparato? Ha letto il mio post, ha visto qualcosa sul mio blog, non ha ancora visto nessun video su YouTube, però gli piace anche l'idea che dare più visibilità al settore, magari anche trovare qualche candidato in gamba, quindi se c'è tra gente che ne sa di machine learning o che vuole imparare di più o che vuole... è già abbastanza in gamba che può applicare. Credo che comincerò a fare contenuti molto più machine learning, cioè, diamo un altro twist alle mie produzioni online comincerò a fare qualche contenuto in inglese in cui parlerò di machine learning. In teoria adesso metto giù proprio l'impostor syndrome proprio completa, visto che sono molto molto indietro con tante cose. Farò anche un po' di live studying, cioè condividere articoli, cominciare a scrivere un po' di codice,
Mi piace questa cosa qui, mi piace quest'idea. Mi piace, vediamo se riesco a essere produttivo in entrambi i miei mondi, se no qualcosa dovrà essere tagliata. Però domani ho un altro meeting con il mio manager e col super capo dei capi, vediamo se a questo qui piace. Il mio manager ha detto qualunque cosa ti piace, va benissimo, facciamola. Vediamo se il capo dei capi, mister che ci mette i soldi, vediamo se è d'accordo. Però sarebbe... caspita, che bello trovare un'accoglienza così alle proprie idee. No, cioè, veramente. Ma quasi forse io preferirei avere qualche capo stronzo che mi dice questo non lo puoi fare, così dico, vabbè, ok, basta, vaffanculo, me ne vado. E invece purtroppo sempre devo sempre essere io intenzionale a lasciare le cose. Però vabbè... Oh, bello, perché poi comunque se riesci a unire tutte le cose, le varie cose, vediamo, e a portare un valore per tutti, insomma, fai qualcosa sicuramente di grande per te, ma anche per gli altri. Come ha fatto, come dice Joe, ha fatto il nostro Mr. Reset con il suo video, perché dice: Mr. Reset, grazie per la risposta, mi sono fatto coraggio, ho chiesto il referral dal direttore di un importante progetto, non l'avrei mai fatto se non fosse per il tuo video. Grande Reset! Cioè, devo dire veramente. Grande Joe! Eh sì, che ha trovato la forza. Bene. Grande, che sei già di ispirazione. Dai, andiamo alla finanza personale. Cosa intendiamo per finanza personale? Cos'è per voi la finanza personale? Perché è importante quando ci siete arrivati? Insomma, come la vedete? Arrivo. Personal finance. Fatto live di 3 ore riguardo. Da dove partiamo? Dalla morte termica dell'universo? Backwards. Diciamo che la finanza personale è un po' tutto per me è un po' tutto. È tutto quello che c'è al di fuori della al di dentro della filosofia di vita è finanza personale. Economia personale, cioè è qualcosa del tipo come gestire le risorse scarse, tempo, soldi, attenzione, skill, queste qui. Per cui per me in realtà è difficile staccare esattamente tutti i concetti, però se vogliamo stringere il campo, diciamo finanza personale, ho la mia tesi che si compone di 4 parole che sono tracking, earning, saving e investing. Tesi. Io ce l'ho diversa in italiano. Ah sì? sì, vai. Quindi in realtà i 4 pilastri della finanza personale per me sono il tracking, quindi il sapere dove sto andando, misurare costantemente, e poi i 3 pilastri, diciamo, che sono earn, save e invest, e quindi cercare di accrescere il proprio patrimonio, cercare di ridurre le spese o quantomeno trovare il giusto equilibrio tra spese e stile di vita desiderato, e poi investire la differenza per cercare una almeno difesa dall'inflazione, se non crescita del patrimonio. Con questi 4 pilastri uno può mettere in piedi a qualunque livello una delle basi solide che può portare avanti, e poi piano piano gli obiettivi. Poi dopo lì entriamo nella sfera: quali sono gli obiettivi? Mandare tutti i miei figli a studiare a Oxford o andare in pensione prima? Rientriamo però nel mondo della filosofia di vita, insomma, dell'approccio col lavoro, approccio con tutto. Io invece avevo coniato nella mia mente, poi in un ipotetico libro, così, il metodo GRIP, che era guadagnare, risparmiare, investire e proteggere, perché forse la protezione, quindi è sempre è un aspetto che tanti sottovalutano, no? Perché io, venendo un po' dal mondo assicurativo, della gestione dei rischi, forse c'ho una sensibilità maggiore, in realtà non è che sia un grande appassionato, però penso che in realtà la protezione, quando cominci ad andare su quegli anni, quando cominci ad avere delle responsabilità, il metodo GRIP, G-RIP, hai capito? Giovanni RIP. Giovanni RIP. Giovanni RIP. Ci manca, visto, bellissima, Marco. E quindi secondo me la protezione è quel tassello che molti, ovviamente chi fa finanza personale spesso ricorda, però non gli viene dato il giusto peso, è importantissimo. E vabbè, ovviamente la finanza personale per me è il modo per acquisire un po' di libertà, per avere la possibilità di inseguire i propri sogni, i propri obiettivi della vita. Bello, interessante. Io dal punto di vista assicurativo sono un po' una capra, per cui hai qualcosa da vendermi?
No, io solo aziende, quindi anche personalmente sono un po', cioè ci devo riflettere, devo ancora strutturare bene. Ma tempo, come direbbe Stanis La Rochelle, io per fatturarlo sono una multinazionale. Sai che poi chi ha, diciamo così, c'è lo scarpe, c'è chi aggiusta le scarpe, ha le scarpe rotte solitamente, quindi chi... Sì, sì. Beh, io invece la finanza personale ovviamente è stata, se vogliamo, la scintilla di tutto il percorso e anche la conoscenza con Giorgio, come abbiamo già accennato. Per me la finanza personale io l'ho approcciata seriamente a 47 anni, quando c'è stata questa bella shakerata della separazione e conseguenze. E lì è stato veramente il punto del in mezzo alla nebbia, al caos, al frastuono di tutti questi cambiamenti, il momento in cui ho detto che da qualche parte bisogna ricominciare e riorganizzare tutto, è la parte dove hai più controllo e ho più possibilità di data collection, data point e tutto, è sicuramente la parte finanziaria che ha 2000 implicazioni in tutto il resto, cioè non puoi essere sereno e tutto se dietro c'hai quest'ombra del ce la faccio, non ce la faccio, sono al verde, non sono al verde, quindi veramente chiarire quella parte per me è stato fondamentale e in qualunque sia il modello io inizierei sempre con la P di planning perché per me è stata la parte iniziale, no? Quando ho incontrato Giorgio la prima volta ovviamente il tutto è stato ok, fermo, fogli bianchi, iniziamo a scrivere tutto, tutto quello che c'è, quello che non c'è, asset, liability, poi no, abbiamo fatto i vari passaggi e lì per me è stato fondamentale, prima cosa, il livello di, cioè, arrivare a un punto di awareness, quindi proprio di conoscenza di quello che è il tuo punto di partenza. E poi da là ci sono le varie diramazioni, quanto ti concentri sul riparare i danni, sul proteggerti, sull'accumulare tutto, però veramente il primo passo, quello del chiarire dove sei, per me è stato fondamentale perché poi mi ha permesso di avere una struttura replicabile anche in altre aree. Ho iniziato veramente tardi perché durante tutta quanta la mia vita, carriera che è andata abbastanza bene, quindi non facevo mai attenzione a determinate cose, avevo avuto dei miglioramenti di stipendio, posizione e tutto, però appunto senza nessun tipo di pianificazione, lungimiranza, tracciare effetti e tutto. Adesso invece c'ho una versione punto zip di quello che fa Giorgio, il mio foglio di calcolo banalissimo, le mie, però il 25. Tu in realtà ti stai specializzando sul budgeting, è una cosa che non faccio, però mi piace, ho visto il tuo video sul budgeting, è molto interessante. Sì, quindi in realtà tu, ci stavo pensando a quello, perché tu hai un livello di tracking così accurato che praticamente all'interno del tuo, cioè tu non hai bisogno di avere un budgeting, è anche un lavoro preventivo, no? Budgeting è anche un lavoro preventivo. Io non faccio mai un lavoro preventivo, cioè io non faccio mai del tipo per il prossimo mese vorrei spendere X in questa categoria. Neanche su base annuale, magari, non so, tipo per le vacanze, no, spendo, io vorrei cercare di stare entro queste cifre, però sì, sono veramente 2 anni che le spese sono passate da 4K a 7K con tendenza al rialzo e faccio difficoltà adesso a mettere, cioè sono in una fase di emorragia e quindi ogni volta che metto un tetto alle aspettative poi lo supero, mi deprimo. Io ho detto, aspetta, vediamo un attimo come si stabilizza quando nasceranno le mie figlie. Certo. E poi lì faccio delle stime. Lì c'è anche da fare una questione di stimare le durate degli eventi, no? Magari per il primo anno sarà così, per i prossimi 2 anni, quando usciranno da età prescolare, potrebbero cambiare delle cose. Poi anche lì è sempre in piedi l'ipotesi di tornare in Italia. Per cui diciamo che ho paura che mettere un... Cerco di controllare il controllabile, ma alcune cose sono anche da negoziare, rapporti umani in famiglia. Diciamo che è un po' difficile, faccio difficoltà a fare budgeting. Mi piacerebbe, quando ero da solo, probabilmente quando stavo da solo avevo controllo totale sulle uscite, facevo anche esperimenti più estremi, del tipo settimana con 0 soldi, mangiavo quello che avevo in frigorifero, uscivo a piedi, non spendevo niente. Sono delle challenge che mi piacevano, ma adesso non ho controllo su queste cose e mi deprime, per cui... Però un video che piace su YouTube,
quello è un video che piace su YouTube, 0 euro, esatto. Potresti... Ma io ho l'idea di fare la 100 euro trip, tipo partire con 100 euro, vedere quanti giorni resistevo, non l'ho mai fatto. Beh, io l'ho fatto perché mi avevano bloccato il conto per un mese, perché io per un mese avevo i 200 franchi in tasca e ho dovuto navigare a vista sulle varie... Quindi è stato un challenge forzato. Vabbè, ma è bella questa immagine, perché un po' è quello che fanno in molti, no? Molti, diciamo che arrivano a un certo punto del mese con 200 euro in tasca e riducono le spese. Sì, un conto è farlo per necessità, un conto è farlo per scelta. Ho visto seguo alcune pagine Facebook italiane di gente un po' più ecologista, e c'è un tizio che ha scritto un libro qualche mese fa, non ricordo il nome, che è milanese, ma aveva paura di rimanere senza soldi, quindi che ha fatto? Ha mollato tutto, ha fatto 3 mesi da barbone, è un'esperienza che l'ha rafforzato, un po' estrema, aveva anche dei figli, però ha provato, è andato sotto un ponte, ha raccontato che gli hanno rubato le cose, che ha visto cose che voi mai non credereste, un po' estrema, cioè, non lo faccio perché voglio ambire a fare quello, anche se una parte di me vorrebbe provare a vedere, è un po' il Seneca che è in me, che vorrebbe fare volontari poverty, però diciamo che se uno riesce a sopravvivere in situazioni così difficili, hai molto meno paura di qualunque altra cosa. Questo era il discorso. Ti sarebbe... la parte secondo me interessante della pianificazione è quella collegata allo stile di vita, cioè avere un momento in cui si traccia il fatto che se cambi auto ogni 4 anni, se sai che nella tua vita determinate scelte non le discuti, iniziare a vedere qual è l'effetto nel cash flow, quello è interessante, no? Perché se ti accorgi che io non rinuncio alle vacanze, non rinuncio a cambiare la macchina ogni 4 anni, messi insieme quei pezzetti su scala mensile ti creano la soglia di arricchimento, di impoverimento, quello per me è un esercizio interessante, da cui la mia Hyundai i30 vecchia di 10 anni. Io sto già a livello, io sto tutto il giorno in casa a streamare sta cameretta, già spendo zero, però comunque escono 10.000 al mese, devo capire come cavolo funziona questa cosa qui. Io già sto proprio, macchina ogni 4 anni, non ce l'ho dal 2008 la macchina, magliette c'è ancora di Google, cazzo, prima o poi le finirò le magliette di Google. Se dovrei cominciare a mettere una piccola oggi ho speso 8 franchi di birre, però questi regrets nothing. Dovrei cominciare a mettere una piccola spesa per le magliette o per diciamo, l'abbigliamento quando finiranno le magliette di Google. Ma dovrò pure comprare qualche maglietta diversa, sennò un po' veramente sembra che sto facendo il groupie. Magari ti rifanno un'offerta per tornare, tu dici no, non voglio. Vabbè, sicuramente, quindi stiamo già parlando un po' di strumenti che utilizzate per la finanza personale, quindi mi sembra di capire un prospetto delle entrate e delle uscite, una misurazione del patrimonio netto e poi c'è il budget come strumento che nemmeno io utilizzo, devo confessare, e fino a poco tempo fa non utilizzavo neanche il prospetto delle entrate e delle uscite, adesso ho cominciato a monitorarle quando sono entrato in contatto con voi, anche per non sentirmi insomma un po' così, parlare di finanza personale senza averlo mai fatto. Cosa, questo effetto di, come dire, no? Diventi le 5 persone che hai più vicino, no? L'influenza è sì che tu ti tocca misurare, mostrarti nudo al pubblico. Io trovo che il commitment pubblico sia una cosa mostruosa. Tant'è che infatti io il mio trucco è che voglio tornare a scrivere codice, però lo devo fare con la gente che mi guarda, così non posso cazzeggiare. Cioè io adesso è una settimana che non corro, perché il mio amico con cui vado a correre la mattina sta poco bene, e col cazzo che da solo mi alzo alle 7 per andare a correre. Se ho un commitment con qualcun altro, non ho perso un giorno. Quindi funziona così, ragazzi. Se non ho telecamera in faccia, faccio tutto, sono super perfetto. Come la spegno, come la spengo, diventa una latrina. Il tracking, il monitoring, è sempre lo stesso effetto, no? Se traccio, se ho accountability pubblica, ha un altro valore. Io su quello ho fatto una versione più semplice. Quello che ho fatto quando ho visto le mie spese mensili, ho definito, una volta ottimizzate, quindi appunto il contratto migliore, l'affitto, questo, quest'altro, ho separato quelle fisse da quelle variabili. Okay. Faccio il tracking, ma col cellulare proprio io mi segno anche il singolo caffè,
però soltanto delle variabili, per cui una volta che so che quello è l'affitto, quello è l'assegno di mantenimento, quello è il gas, l'energia elettrica e tutto, non vado a fare il carico di ogni bolletta dell'ACEA perché so che quelle hanno un certo valore. Poi c'ho la parte variabile che è fatta per me di spesa, di quello che spendo, ho tutto ciò che è, che ne so, se voglio spendere qualcosa, sport, libri, corsi, mangiate fuori, bar e tutto, ho dato una quota a questa parte e traccio soltanto questa parte in un'app semplicissima, proprio 3 secondi, non scrivo né da quale conto l'ho preso, se pago quella carta di credito, proprio me la sono semplificata quella parte, e quindi ho fatto a monte anche quanto va via di accrual per le varie cose che so che ci sono nel mio budget, e quindi traccio soltanto questa parte variabile, perché è inutile che tengo, perché magari un mese ti arriva un picco di condominio, un altro mese, quelli sono blocchi fissi, e vedo soltanto questa parte che flutta, su cui io ho più controllo. E mi ha semplificato di molto. È interessante, ad esempio, quando arriva ho visto quando parlavi di spese, io ho provato un anno a gestire il budget annuale e il budget, diciamo il tracking su spese annuali e quelle mensili, e poi alla fine tutte annuali diventano le spese, diventa il 90% annuale, perché dico che anche l'affitto, l'assicurazione medica, è anche la pago mensilmente, ma è una spesa annuale, e poi diventava troppo strano, diventava troppo, non lo so, non mi convinceva, però hai ragione, cioè ad esempio il mese che i primi 2 giorni del mese sono sabato e domenica, e quindi l'affitto me lo devono il 31 del mese precedente, io li faccio un triste, tipo me lo metto in accounting al mese dopo, sennò mi sembra per competenze non per cassa, perché insomma spesso infatti più che cash flow il mio è un balance sheet, un income statement, in cui alcune volte metto dei crediti, no? Cioè, se faccio un lavoro e devo prendere x soldi, lo metto come credito e lo metto poi c'è l'incasso, è un'altra cosa, questo è il principio base di accounting. Però io, lunedì prossimo, che è l'ultimo giorno del mese, faccio la consueta ormai live di fine mese, stavolta la faccio in italiano, e vorrei più focus sul spreadsheet delle spese, così magari mostro anche alcune cose, quindi belli spunti, magari li riporto. Che app utilizzi? Ti chiedevano Maurizio, te l'ha chiesto anche. Allora, ho visto che anche tra i commenti c'è You Need a Budget. È stato l'esercizio fondamentale. You Need a Budget è difficilissima da capire. Cioè, devi veramente guardare diversi video prima di capire. Ho guardato tantissimi video io in questi giorni, proprio per sensibilizzarmi un po' sul tema del budget. Loro ci sono tantissimi tutorial. Sì, loro ci sono, ma poi ci sono tantissimi user che spiegano come farlo. Però You Need a Budget è esattamente il devi mettere in conto tutto. You Need a Budget è quello che ti dice: tra 10 anni di fare il giro del mondo con tua figlia costa $8,000, oggi tot. Troppo aggressivo per me, quello, io un tool passivo. No, però quello va fatto una volta per questo livello di awareness, però è molto pesante. Io l'ho usato in The Budget per un anno, però anche lì, se inizi a tracciare, questo va sulla carta, questo sul bancomat, questo su un conto, questo sul cash, io mi annoio. Oggi uso un'app banalissima che si chiama Spending Tracker, che è proprio un portafoglio piccolissimo dove l'input è oggi spesa oppure giocattoli o cibo fuori, 5 euro, punto. Anch'io uso un'app simile che si chiama Monefy, che è molto semplice, molto banale da utilizzare. Ho diviso là traccio soltanto le mie 5 categorie variabili, quindi spesa, bimba, cibo fuori, sport e libri, corsi. Mi sono messo un budget mensile per la somma di queste 5 e mi assicuro durante il mese di rimanere in quella somma. Per cui se un giorno spendo di più, un mese spendo di più di corsi, cerco di ridurre magari su altre attività. Però appunto traccio solo quella parte semplice, tanto poi che stia in un conto, sia banco, ma con carta. No, proprio problema con queste cose per darle in mano ad app. Primo perché voglio una roba che fra 10 anni ancora esiste. Poi non voglio nessuno che mi fa tipi di upsell vari, oppure mi dare delle notifiche, oppure come esporto, se questi muoiono domani, come esporto i dati. Non lo so, sono più... voglio le cose più close to...
close to Meta. No, no, ma tutta la parte grossa, come te, io ce l'ho su Google Sheet. Okay. Quella la uso soltanto per tracciare il variabile e neanche ne tengo quella traccia. Importi, una volta diciamo, che vedo che sono rimasto nel mio numero, okay. Okay. Poi riporto tutto quanto in comunque. Sì, sì, poi io faccio come te l'esercizio a fine mese di scaricare tutto. E okay, per esempio, oggi è arrivato lo stipendio in Svizzera, da qui al 30 mi assicuro di pagare tutti gli affitti, tutte le cose fisse, così il 30 posso fare l'esercizietto. Un trancio di tasse questi ultimi giorni. quindi 14K che fum, oggi lo stipendio di questo mese qui prende e va tutto in tasse. Sì, sì. Anche in Svizzera si pagano le tasse. Sì, sì. Tra l'altro ho avuto il saldo delle tasse del 2018 che hanno deciso automaticamente ti dobbiamo ridare 8.000 franchi, ma li mettiamo subito in acconto per il 2021. Ah, vabbè, ok. Vabbè. Non li ho neanche visti. No, però quelli... mi hanno dato anche 0,5 di interesse. Alla fine qui c'è gente in Google, c'era gente che sosteneva che conveniva pagare tipo da 100.000 franchi di tasse, che tanto potete ridanno con gli interessi dello 0,5. Quindi se vuoi dei bond in franchi svizzeri che danno lo 0,5%, daglielo allo Steuerramt e hai vinto. Vedo che... Ah, ok. Steuerramt è ufficio fiscale, sì. Vedo che tra i commenti ci consigliano tantissime app, quindi qualcuno... Sì, ne vedo tantissime. MoneyWiz, MoneyCoach, NewCash. Trovate quella che vi piace di più come grafica, con una PIL. Io per esempio per un mese ne ho usate tre in parallelo. Alla fine sono tornato a quella che era la più banale. Un'altra era più simpatica, era fatta meglio il discorso delle buste. Poi alla fine pace, proprio perché ho messo quella soglia di attenzione. Il problema è che queste app così sono pensate per chi sta provando, cioè per chi è proprio uno spendipente, uno che non lo so, chi ha bisogno di essere guidato mano per mano, probabilmente, con le buste, dai. E diciamo che sì, però ci sono veramente le persone che non arrivano a fine mese, quindi no, esatto, effettivamente no. Può funzionare, ecco, importare, cioè fare proprio un metodo, poi dopo anche il kakebo qui vedo che è un altro metodo. Cos'è? Il kebab? Cos'è? No, è il metodo giapponese, no? Il metodo giapponese. Libro di contabilità familiare dove fai esattamente l'esercizio a inizio mese di previsione delle spese, poi tracci a penna ogni giorno. È simpatico perché è già tutto quanto organizzato nelle pagine, poi ti fai i tuoi calcoletti a fine settimana. Però appunto l'importante per me, qualunque sia il metodo, è metterci mani e metterci tutto dentro, non mentire e non fare lo struzzo, no? Non carico le spese delle sigarette o non carico le spese dei corsi in trading, o no, devi caricare Kakeibo, tutto. Sennò... Kakeibo però vedo che si scrive, credo, Ma per l'app il termine giapponese per Household Financial Ledger. Sì. Okay, c'è un librettino che viene pubblicato ogni anno in cui puoi andare un po' a indicare ancora, perché ecco, effettivamente lo puoi fare anche con un foglio di carta, l'importante è... Sì. Okay. Ma per guarda, quando parlavamo di persone che hanno veramente seri problemi fine mese e tutto, ed è molto facile poi fare riferimento, no, al mondo americano, dove se ben ricordo c'è una statistica di persone che vanno in pensione con $10,000, e lì per esempio nel periodo non facile avevo scoperto Dave Ramsey, che ovviamente lui ha tutti i suoi contenuti con il pacchetto religioso, ok, togli il pacchetto religioso, togli il pacchetto specificatamente americano, però nel suo audiolibro, le perle che ti tira in faccia relative allo smettere di buttare i soldi, smettere di fare a gara con i Johnson. Sì, c'ha un po' di aspetti controversi. Lui è quello che sostiene che la safe withdrawal rate dovrebbe essere il 12%, cose del genere, sostiene che la borsa... No, esatto, quella parte... Lì è veramente antrona, però la parte core, che proprio smetti di spendere come se lavorassi al congresso e smetti di fare a gara con i vicini, quello è un messaggio non facile da ascoltare. Penso che abbia un canale YouTube in cui ho visto diverse, lui fa tipo delle trasmissioni radiofoniche in cui la gente lo chiama e gli fa domande, e sono un paio che anche molto teatrale, molto divertente. No, un personaggio. Sì, la gente, lui poi punta molto a eliminare il debito, per cui alla fine chi è debt free va lì e fa il grido, insomma, hanno tutta questa ritualità. Però la parte evitare debito e smettere di spendere è il classico
zio rompiscatole in casa, il vecchio saggio che ti... E ti dice i consigli della nonna rivisti, però sono quelli. Ma lo fate a livello, diciamo, familiare, il tracking delle spese, o lo fate individualmente? Io familiare. Riesci a farlo a livello familiare? Mia figlia non riesce ancora a contare, quindi me la vedo io. Ma in passato, magari, ecco. Beh, io faccio familiare, però come dire, i soldi che spende mia moglie per cose che non traccio, è giusto che non tracci, li considero soldi che spende mia moglie, per cui c'è proprio un entry. Però per il resto è familiare, sì, tutto passa per i conti su cui ho visibilità e controllo. Alla fine sto un po' al timone di controllo della finanza e dell'economia domestica, quindi sì, vedo tutto, quindi riesco a fare tutto quanto, sì. No, bravo, credo che sia anche una buona abitudine, se si ha famiglia, di essere perfettamente allineati su queste cose, perché non c'è niente di più deleterio se non si condividono opportunità e tutto. Quello è... Sì, non è facile, diciamo che c'è sempre, ovviamente, non è facile. Noi per un po', con mia moglie, prima che nascesse mia figlia, di solito, almeno una volta ogni 2 mesi, ci sedevamo e vedevamo entrate e uscite, parlavamo di come era andato il mese. Adesso è un po' che non lo facciamo, dovremmo farlo, anche perché le spese stanno aumentando, anche solo controllare e vedere, guarda, questo mese abbiamo speso di più in questa categoria, quest'altra. È che trovare energie e tempo è un po' difficile ultimamente. E Stefano Gagliardi dice lo snowball method per i debiti. Sì, anche qui parliamo di America. Stiamo parlando, sì. Significa pagare prima quelle più piccole. No, in realtà, ecco, Dave Ramsey è una cosa che odio. Lui dice quelli più piccoli per creare momentum. È stupida questa cosa qua, è veramente stupida. Sì, è tutto il mondo dice lui tasso di interesse più alto, punto. Cioè, no, però lui considera che ha a che fare con gente che ha un problema non di fare i calcoli, ma proprio di behavior, e quindi è molto più importante portare a casa il risultato un debitore, che ho chiuso una parte, okay, esatto. Sì, cioè, è veramente... successo, no? Quindi avere quella diciamo, un ripagamento psicologico, dire ce l'ho fatta, pagarne uno, pagherò anche quello... Però spieghiamo il concetto. Snowball method significa che se tu hai 3 debiti diversi, prima ripaghi il più piccolo, così riesci a eliminarne uno e poi averne gli altri 2. Tutta il mondo del debt repayment americano, diciamo, dal punto di vista proprio razionale, suggerirebbe di attaccare prima quello col tasso di interesse più alto, indipendentemente dalle dimensioni, no? Quindi se hai un debito piccolo ma con basso tasso di interesse, prima ripaga quelli a più alto tasso di interesse, perché ovviamente ogni soldo che metti a ripagare un debito a tasso di interesse X è equivalente a un bond con quel yield del tasso di interesse del debito. E ormai se hai un debito al 15%, non trovi un bond al 15%, per cui ripagare debiti è sempre la cosa prima da fare. E ne parlo veramente zero sul mio blog o sulle cose che faccio, perché non ho mai avuto debiti in vita mia. Giorgio, se ti ricordi, quella fu una delle principali tirate agli orecchi che mi facesti, no? Perché io, quando feci il mio primo asset, ovviamente, e lui disse: no, ora metti i debiti, li conti tutti e riparti da lì. E ovviamente i numeri iniziano a essere molto diversi quando metti in mezzo tutto. Sì. Sì, quindi non è così scontato che non ci possano essere. Boh, rispondiamo a questa domanda che non c'entra nulla, Italia, però magari Italia. In Italia la gente che si indebita, non so, credo sia leggermente, non sia un problema così diffuso il debito individuale in Italia, credo, non lo so. Ma non è così scontato che magari qualcuno... E non stia aumentando come... Che magari io ho conosciuto qualcuno che ha un controllo proprio, cioè, non... proprio assurdo dei soldi, quindi non ha assolutamente controllo dei soldi, magari macchina col finanziamento, cellulare col finanziamento, magari perdi il lavoro e rimani un attimino appeso. Però quelle cose lì sono tutti finanziamenti che si basano su gente che vuole collaterali. Il problema dell'America è che si fanno proprio, primo, per gli student loan, certo, che qui non abbiamo in Europa in generale, e poi essenzialmente i debiti di carta di credito, che in America li considerano linee di credito, no? Non carte, sì, sì, non prestiti, ma lo dipende da carta di credito, 15.000 dollari massimale, prendi tutto, 15.000, e poi dopo gli paghi ogni mese il minimum repayment, ma stai pagando interessi del 25%. Sì, fai 5 carte, le massimizzi e vivi con 75.000 di debito permanente. La gente fa così, in Europa mi sembra leggermente non è usanza.
non è usanza. Comunque, debiti brutto, debiti brutto. Visto che parliamo di debiti, ci chiede Roberto Tomassini, avete la possibilità di parlare con persone del calibro di Bill Gates e Warren Buffett? Cosa gli dite? Mamma mia, io ho il timore di una cosa del genere. Ti trovi sull'aereo? Ti trovo Warren Buffett. Cazzo, devo prendermi del tempo e prepararmi domande eventuali a gente famosa eventuale che incontro, perché gli direi una domanda jolly sarebbe sempre quando ci sono persone in particolare che fanno cose molto diverse a livello alto, a me piacerebbe chiedere qual è la qualità più importante per fare quello che fa. Sì, perché... ma talmente tanti scalini di lontano. Sì, sì, no, ma in genere questa è una domanda jolly per sembrare intelligente, no? Sai, ah, sì, dice... Sai, ma lui si dimenticherà che tu esisti. Giocatevela questa. Cioè, io reputo sempre che chi sta a livello 100 gli chiede un consiglio, gli dice il consiglio è passare dal livello 90 al livello 100, ma tu non stai a livello 90. Quindi come arrivo dal livello 10 al livello 20? E spesso anche io mi faccio domande del genere quando dico... La gente mi fa domande a me e io devo cercare di capire quanto distanti siamo io e questa persona, perché se siamo distanti 5 scalini, io faccio difficoltà a dargli un consiglio dal 4 al 5, che magari deve passare da 0 al 1. Quindi cercare di calarsi nelle... Quindi in che modo Bill Gates può trainarmi per passare dal livello mio a un livello N più 1? Probabilmente di chiedere qualcosa a che fare con come si scala online, un'idea, non lo so, qualcosa del genere. Ma ecco, Marco ci suggerisce subito di farci amare da Bill Gates, sì. Chiedergli della X-Boia, insomma, come sta Melinda? Potrebbe essere quanto stai mettendo a budget per gli alimenti? Ma in realtà, voglio dire, non ha influito moltissimo sul suo patrimonio netto. Manuele, torniamo un po' all'argomento, al tema, ci chiede Manuele, un mutuo per la casa l'ho considerato un debito o un investimento? È sempre un debito, però la casa può essere un investimento. La casa è un investimento e il mutuo è un debito. C'è una domanda interessante di Alessandro sul cuscinetto. Però forse meritava una risposta migliore, il povero Manuele. Vabbè, sicuramente no, è giusto quello che hai detto tu, è sicuramente un debito, la casa ovviamente va valutata. Ovviamente, secondo me, l'investimento, io spesso vedo che ci sono delle persone che, almeno io nel mio patrimonio netto, la casa la inserisco come valore, ma la inserisco al 70%, per dire. Perché... Però devi mettere tutte e due, il valore vero della casa, il valore del mutuo. Non metto il valore della casa, comunque al 70%. Al 70%. Il valore di casa. Okay. Sì, perché voglio dire, potrebbe essere che, siccome è un investimento comunque a lungo termine, potrebbe essere che quando poi vai realmente a vedere, se lo vendi realmente... Ma puoi aggiornarlo annualmente. Esatto, io lo aggiornavo annualmente, cioè sì. Farei una stima del tipo magari semi-pessimistica, però non super pessimistica. In genere quello che dicono tutti quelli che ti dicono come si fa un net worth document, un patrimonio, devi mettere il valore di liquidazione. Cioè se tu domani arrivassi alla polizia e dovessi vendere all'incanto casa tua o i tuoi asset, quanti hanno un valore di liquidazione? Diciamo da qui a una settimana. Tu dovessi una settimana liquidare tutto e prendere tutti i soldi in mano. Ma per quello metto un 70%, perché metto un valore molto prudente, quasi di liquidazione. Mettendo tutto poi mi spaventerebbe un po' perché sono troppi soldi. Senti troppo ricco. Sei troppo ricco, sì, quindi dici, vabbè, forse poi ho tutto, perché in realtà la casa ovviamente, soprattutto se la comprate per, diciamo, per restarci a vivere tutta la vita, premesso che... La vita può sempre riservarti... Certo, no, dico però... Parte. Quello è un asset che ha soldi, no? Guarda quel poveraccio là sopra. No, dico, quindi il segreto per come diventare ricco è mettere in casa il 70% e ogni anno aumentarla del 5-10% sul tuo documento, così sembra che stai crescendo. No, io la lascio, hai sempre lo stesso valore da un po' di tempo, quindi la lascio. Alessandro ci chiedeva, giusto? Questa, come calcolate per quali tipologie di spese considerate il famoso cuscinetto per le emergenze? Allora, e si ricollega anche alla domanda che abbiamo sotto di... Esatto, c'è anche quelle... Allora... Di Nomotom, l'emergency fund obbligatorio. Io seguo la regola del... Da parte i 6 mesi di spesa media che non vanno toccati. E poi... Perché quello fondamentalmente è quello che ti protegge tutto il resto. Cioè se tu hai degli investimenti, delle mobilizzazioni e tutto, se succede qualcosa... Non devi venderti tutto il giorno dopo, no? Devi comunque avere
un buon periodo di resistenza prima di intaccare quello che hai pianificato. E poi l'altra parte, che è un po' quello che dicevo anche nel video, è le emergenze vere sono pochissime. Il 90% sono semplicemente cose non pianificate, perché seriamente se proviamo a elencare le classiche emergenze, cioè quello che veramente non pianifichi può essere un problema di salute improvviso. E per quello teoricamente sarebbero le assicurazioni. Esatto, e quello rientra, però proprio cose che cioè, non è un'emergenza la manutenzione della macchina, la manutenzione della casa, è soltanto qualcosa di non pianificato. Io personalmente preferisco avere una soglia di cash target nel mio conto corrente, però non è che prendo il fondo d'emergenza come molti fanno e lo metto in un posto a parte. Il mio checking account, il mio conto corrente è il mio fondo d'emergenza. Entra stipendio, entrano altri soldi, escono altri soldi e cerco di tenere una linea di galleggiamento. Se vado sotto, rinuncio per qualche mese a mandare soldi su Interactive Brokers, aspetto che torna a quella linea di galleggiamento. Non vado in crisi se sto troppo sotto. Magari ho avuto, non lo so, faccio la vacanza dell'anno, piuttosto che budgetizzare a parte, prendo da lì e poi lo rimpingo piano piano. Quindi per me è una linea di galleggiamento, che è necessario, secondo me sì, perché non vuoi stare a zero sul conto corrente. Perché sono domani veramente, cioè, ma è anche una bella opportunità, no? Vai, un tuo amico, non lo so, un amico c'ha un sasso giallo nelle scarpe che è una pepita d'oro, non se ne è accorto, magari tu te la vuol vendere a 1000 euro, sai che vale 10.000, non ce li hai. Esempio del piffero, però anche aver soldi per cogliere delle opportunità è sempre meglio averci, no? Per le emergenze. Il concetto di emergency fund nasce dall'America, in cui in America lì vivono la giornata e se ti licenziano da oggi a domani, tu stai domani col culo per terra. In Svizzera, ad esempio, c'è un sistema abbastanza, un network che ti protegge, ma un po' ovunque, per cui è un po' meno necessario. Per me è proprio una sorta di soldi che stanno lì perché qualunque cosa devo fare, non devo voler ogni volta pensare a vendere qualcosa. Sì, interessante. Sì, interessanti i due concetti, sia di emergenza che di opportunità, quasi come ste faccia anche della stessa medaglia. Cioè, sono anche soldi del tipo che se, non so, se il mercato crolla, magari metto al volo altri due. Cioè, so che sotto il 50% del mio target fondo emergenza non scendo mai. Però se c'è un momento in cui serve avere due soldi in più liquidi, magari posso pensare di metterceli. Se non sto in emergenza, se non ho anche perso il lavoro, non sto anche in cash flow negativo. Per cui sono soldi che stanno lì, pronti. Sì, sì. Se vengono abbassati, però i mesi successivi devo preoccuparmi di fare il reperto. Come la riserva della benzina, no? Se finisci in riserva, sta lì, ma non è che... Sì, sì, appunto, l'importante per me è non entrare nella trappola, sai, che ti fai un fondo di emergenza di 2.000 euro e poi la vacanza di 2.000 euro, no? Cioè, devi avere qualcosa di... Cioè, magari il 50% poi non devi entrarci praticamente mai. E un altro 50% di questo fondo è il fondo opportunità, mi sta bene? Cioè, viviamo in un mondo talmente low yield che tenere soldi sul conto corrente in franchi in realtà è meglio dei bond in franchi, che sono negativi i bond in franchi. Sì. Quindi va bene così. Un tempo in cui l'inflazione era più alta e magari anche dei buoni postali davano al 6%, era più stupido tenerli fermi i soldi. Oggi tenere fermi i soldi sono bond. Sì, sì, è vero. Quindi ci chiedono su sei mesi sono una misura sufficiente, direi di sì, insomma, sei mesi può essere. Magari col crescere dell'età potrebbe crescere questa somma, visto che magari fa il... Beh, no, perché col crescere d'età crescono le spese, per cui cresce la somma perché crescono le spese. Anzi, in realtà sei mesi crescono una famiglia. Se sei giovane, io metterei anche di più, perché se sei giovane e vivi con 500 euro al mese dai tuoi, non vuoi avere 3.000 euro da parte, vuoi averne comunque 5 o 6, 10.000 vuoi averceli, perché magari devi comprarti una macchina. Alcuni costi sono costanti, no? Alcune emergenze sono costanti, mentre tenere X mesi di tua spesa sono proporzionali a quanto è il tuo attuale lifestyle. Quindi in teoria se vivi con i tuoi e spendi 500 euro al mese, aumenterei il numero di mesi da parte come fondo emergenza. Mentre se spendi già tantissimo, magari bastano 3 mesi di emergenza, perché... magari hai anche più capacità di poi fare stringere la cinghia. Se spendi tanto per qualche motivo, puoi sempre stringere. Se io perdessi il lavoro domani, direi, senti, la bimba non va più al nido, cioè perché dobbiamo spendere 1.500 di nido? Cioè,
come dire, hai più, hai più manovra. Se già vivi con 500 al mese e perdi il lavoro, hai messo da parte 3.000, stai un po' stretto. Marco qui dice, io uso fondo emergenza sugli investimenti, 50 investimenti, 50 cash. Ecco, per me tenere una percentuale di fondo emergenza è sbagliato, perché quando questa roba scalerai avrai 1 milione, non vuoi tenere 50% cash. Per cui io, il mio target in genere è una cifra costante, non è percentuale al patrimonio. È un valore, diciamo, è un valore. Sì. Ok, per me una delle cose più importanti, diciamo, nella mia finanza personale è stata l'automazione, quindi collegare tutto e automatizzare, no? Nel senso che ha dato una grandissima sicurezza. Iniziare, per esempio, a risparmiare in maniera, diciamo, automatica. Io non tenendo un budget, non tenendo un foglio delle entrate e delle uscite, è una cosa che mi ha aiutato tantissimo all'inizio, soprattutto per risparmiare, per investire, è stata proprio quella di creare delle regole fisse da rispettare che non dipendessero neanche da me, quindi a un certo giorno del mese uscivano i soldi e defluivano in maniera automatica. Non so se anche per voi è così in qualche modo. Questo per semplificare o per affrontare problemi behavioral? Cioè di, sì, diciamo che non c'è stato un periodo della mia vita, soprattutto dopo quando ho finito di comprare casa, no? In cui sono rimasto un po' senza soldi, ero un po' preoccupato, e rimanere, diciamo, con un fondo d'emergenza forse, ma neanche, forse non avevo neanche il fondo d'emergenza, sai, quando compri casa, quella piastrella, quella lì carina, le robe, e dopo, cioè, ti fai prendere, tu compri tutto, dici, ma no, ma sì, perché devo comprare quello lì, questa è la casa per la vita, il parquet, compri quello... Quello è una trappola mentale, però. Quello da 30, quello da 50, quello da 100, quello da 200. No, vai, quello da 200 no, ma quello da 100 sì, no, perché insomma, se ovviamente hai venditore, tu ci caschi tutti, compri tutto, no? Però alla fine ero arrivato completamente a zero. E diciamo, per risolvere un po' questo mio problema, e la cosa che mi è stata più utile è stata quella proprio di automatizzare tutto. Quindi alla fine io arrivavo all'inizio del mese, i soldi andavano automaticamente investiti, non li vedevo più, con quello che rimaneva cercavo di vivere, e dopo un po', diciamo che sono riuscito a recuperare, diciamo, a risalire e a sistemare. E da allora diciamo che l'automazione per me è diventata importantissima, ecco. Dico, io in quelle condizioni avrei non investito per un po', avrei solo riempito il serbatoio d'emergenza all'inizio, ad esempio. Io l'automazione non l'ho, ho giusto, ok, bonifico certi giorni del mese che parte automatico per qualche cosa, ma non automatizzo quasi, molto poco automatizzo, perché non lo so, è un'altra di quelle cose che mi piace avere il controllo, in realtà. Sì, io credo un mix, perché sono d'accordo con te, Giorgio, prima deve esserci quel numero, quella linea di galleggiamento in banca, dopo quello che è il principio fondamentalmente del zero base budget. Se tu vedi che con tutti i tuoi numeri ogni mese puoi mettere 500 euro in un investimento, fallo il giorno in cui ricevi, certo, lo stipendio, prima, non perché altrimenti entri nella logica del a fine mese vediamo che è successo e quello che resta investo, che ovviamente è sempre zero. Paga prima te stesso. Il problema è che se col mio approccio, in cui i soldi vanno sul conto corrente, se lo faccio all'inizio, lo faccio alla fine, cambia molto poco. Non è che, cioè, chi prende il fondo d'emergenza e lo sposta da un'altra parte, poi sul conto corrente tiene esattamente solo i soldi del mese, per cui se a un certo punto non hai più soldi, non spendi più. Non è una cosa che io faccio, per cui per me cambierebbe molto poco se farlo subito o farlo alla fine. Io al momento mi sembra che, tipo, a inizio mese sparo i soldi su Interactive Brokers, lo stipendio arriva tipo, sì, questi giorni qua, lo sto aspettando, se me lo pagano. quindi essenzialmente è sì, tutto fatto poi questo mese soprattutto. Esatto, speriamo che lo pagano, se no la risposta è che non posso fare lo youtuber. Però a inizio alla fine per me è la stessa cosa, perché tanto, ripeto, io ho X sul conto corrente, a fine mese guardo cosa è successo. Ok. Non so cosa aggiungere, nel senso che per chi deve educarsi, per chi a chi fa bene avere compartimenti, ecco, separati, probabilmente a ragionare così, tipo il sistema delle buste, aiuta. No, me lo chiedevi all'inizio quando dicevi anche per problemi behavioral, anche nell'investimento un po' mi aiuta, no? Aver deciso in quale ETF fare un pack, così, o piuttosto se io ho questa gestione patrimoniale con Moneyfarm che ho lì da tempo, che ovviamente adesso sto mettendo in discussione, ma che fino ad oggi mi andava bene anche per accumulare, mi aiuta molto.
nella live che ho fatto venerdì ho visto Money Farm, ma in realtà mi hanno tutti detto che in realtà stavo visualizzando il Money Farm inglese, che ho scoperto, poi ho cercato quello italiano, che è la stessa azienda, no? Mi confermate, sì, che è la stessa azienda. Corretto, si è trasferita. Fa dei fee diversi agli italiani che agli inglesi. La roba è da io però solo per questo motivo non ci metterei mai un euro. Cioè i fee che fa moneyfarm.com sono quasi ragionevoli, vanno da 0,3 a 0,7. In Italia vanno da 0,5 a 1. Sì, sì. E poi 0,5 a 1 e 0,5 ci arrivi dopo 500.000 di patrimonio. Cioè devono morire male. Cioè veramente, a chiunque ho detto che Money Farm era semi-accettabile, no. Il problema è che alla fine quando cominci ad arrivare a cifre importanti tu dici, ma perché devo dargli... E poi comunque questa cosa qui, ecco, questa cosa è uno spunto interessante, il fatto di... In un mercato competitivo, ovviamente, come quello inglese, probabilmente devono adattarsi e fare delle fee più basse, interessante. È lo stesso prodotto, cioè con le stesse cose sotto, perché deve costare molto di più per l'Italia. Considera che non è redditizio Money Farm, quindi cioè la società Money Farm non fa utili. Quindi in realtà... È una no profit, davvero? No, non fa utili, nel senso, no, non è una no profit, ma non fa utili, è ancora una startup, diciamo che non è una startup, ma perché ha comunque dei soci importanti adesso, però continua a perdere soldi. Ottimizzassero i processi, perché a Vanguard fanno cose più fighe, a costi molto più bassi e sono profittevoli, vabbè. Perché probabilmente alla fine comunque il consulente te lo danno, sì, teoricamente è un sistema automatizzato, però alla fine il venditore, il consulente comunque costano, il call center, io non li chiamo mai onestamente, però probabilmente c'è gente che li chiama e quindi il costo c'è. Quando tu pensi che cioè, alla fine, che ne so, se hai 50.000 euro investiti, l'1% sono 500 euro all'anno e lo paghi per tutti gli anni in cui ti hai investito, quindi dopo 10 anni gli hai pagato 5.000 euro. Cominciano ad essere cifre importanti, quindi sicuramente va considerato. Ma come si fa? Vai tu, qual era la domanda? No, questa qui di nonno Tom mi piaceva. Ah, infatti anche a me piaceva quella, perfetto, sì. siamo allineati. Allora, bene nonno Tom, caro, ma come si fa a porre degli obiettivi nella finanza personale? Io ribalto, è molto interessante come domanda. Però specifica, visto che sei in ascolto, specificaci un po' meglio cosa intendi, perché come si fa a porsi gli obiettivi, cosa pensi siano gli obiettivi di una finanza personale? Tutto qui. Io personalmente sono obiettivi che vanno una sfera più fuori, no? Vanno nella sfera della cosa voglio nella vita. Per me un obiettivo di finanza personale è passare a lavorare al 60%, oppure andare a lavorare in questa azienda, oppure andare in early retirement a 50 anni. Oppure semplicemente non avere più paura di perdere il lavoro ogni notte. Sono spesso obiettivi che escono fuori dalla sfera dell'economia, della pura finanza, entrano nella sfera di altre risorse scarse, che sono il mio tempo, che sono altre cose. Però se vuoi essere più concreto, per me senti di libero di aggiungere, di raffinare questa domanda, perché sennò può darsi che rispondiamo a una domanda diversa. Qualcuno di voi ha altre risposte? No, anch'io avrei dato la stessa risposta, nel senso che i miei obiettivi di finanza personale sono... Per dire su Moneyfarm, giusto che abbiamo parlato dello strumento, io ho tre portafogli, due sono per i miei figli che corrispondono all'università dei miei figli, uno è per me che corrisponde a qualcosa che anch'io magari vorrò fare fra una decina d'anni parzialmente di ritirarmi. L'Italia si presta poco a questo sistema, perché poi dopo la pensione non te la danno, poi dopo... Diciamo che l'Italia è un sistema molto poco... libertario, per cui diciamo che o segui il canale prestabilito, se no sei veramente un reietto, non puoi customizzare niente, no? anche se sei pensionistico non lo puoi customizzare assolutamente, per cui è un po' difficile in Italia uscire fuori dal coro. Quando parli di 60%, 80%, cioè in Italia non esiste quella cosa lì, ecco. Corretto. Io penso che un punto interessante per mettersi degli obiettivi lato finanza personale sia appunto il primo esercizio del chiarire il tuo stato, la tua situazione. Quando hai quello davanti a te è anche più facile capire dove vuoi arrivare, perché una volta che capisci che c'hai un net worth di 130.000, allora magari puoi iniziare a dire vorrei tra 5-10 anni arrivare a questo punto, oppure vedi che c'hai una componente di debiti di un certo tipo, allora ti l'obiettivo in
tre anni voglio estinguerli. Cioè, vogliamo quando hai ok, si è ripreso. Insomma, ah, eccomi qui. Ma stavo dicendo delle cose intelligentissime. No, ti abbiamo ascoltato, però ti abbiamo sentito. No, per cui sicuramente c'è stato quel passaggio del avere davanti la mia situazione e capire quali erano le zone grigie e quelle da far crescere, per cui appunto la componente debiti che prima mettevo sotto il tappeto, la componente sbilanciamento qui e lì, e quello mi faceva vedere la mia situazione oggi e come vorrei essere in 5 o 10 anni, e da lì poi è facile crearti i tuoi passaggi e quindi le scelte collegate a questi obiettivi. Io ho un po' riflettuto sopra, aggiungerei che entra in gioco secondo me qui la piramide di Maslow, e quindi del tipo dipende dove stai su quella piramide, no? Tutti la conoscete, immagino, spero, la piramide di Maslow, non so se vale la pena condividere qualcosa, vabbè. Se stai a livello di personal safety, cioè se non sai se domani mangi, gli obiettivi sono in quella categoria. Se sei a livello di terzo quarto piano in cui vai nella stima personale, o se sei alla punta dove vai verso il la punta della piramide di Maslow, autorealizzazione, autorealizzazione, che penso che si dica, vabbè, chi se ne frega, chiamiamola autorealizzazione. Io sto analizzando la punta, cioè sto dicendo ok, quanti anni mi restano da vivere, qual è il modo migliore per vivere questi anni rimasti, e quindi vorrei un po' quasi, i miei obiettivi sono oggettivamente dimenticarmi dell'esistenza dei soldi a un certo punto, vorrei proprio che i soldi fossero una roba in cui non ci penso più. Non ho ancora letta, così voglio rispondere. Scusa. Arrivare al punto in cui i soldi non esistono più, per cui faccio solo quello che dove mi porta la voglia di raggiungere qualche obiettivo più ampio, che può essere lasciare una traccia sul mondo, oppure non lo so, qualcosa che autorealizzazione. Però dipende da dove stai su questa piramide gli obiettivi. Ok, adesso leggiamo una domanda. Come obiettivo intendevo varie cose, come per esempio come correlare investimenti e filosofia di vita, o qual è l'obiettivo che voglio realizzare con il rendimento atteso dell'investimento. Intanto stiamo mischiando investimenti e rendimento atteso dell'investimento con finanza personale. Già stiamo in due o tre bolle fuori dal mio grafico, perché io ormai gli investimenti li vedo quasi più come protezione dall'inflazione, come protezione che come rendimento atteso per far chissà che. Beh, in realtà no, perché c'è sempre la financial independence di mezzo. Però come correlare gli investimenti e filosofia di vita? Non lo so, sembra abbastanza... Beh, sicuramente voglio dire, una volta che hai identificato il tuo obiettivo, poi puoi scegliere degli investimenti che siano, diciamo, che siano coerenti con quelli che siano, con quelli che sono i tuoi obiettivi. Quindi, voglio dire, quello è sicuramente una scelta che viene di conseguenza rispetto all'obiettivo che ti sei posto. Quindi prima l'obiettivo in finanza personale, ti direi, e poi dopo magari scegli la tipologia di investimento. Questo, voglio dire, è una risposta banale, che è un concetto banale. Quindi se tu vuoi, diciamo, comprarti un'auto fra tre anni, ovviamente l'obiettivo è voglio comprarmi l'auto fra tre anni, e l'investimento sarà un fondo di liquidità, perché magari non voglio rischiare che fra tre anni i soldi che ho messo da parte si siano deprezzati. Quindi magari più investimenti, diversi tipi di investimenti, diversi tipi di obiettivi finanziari. È chiaro, però viviamo in un mondo in cui oggettivamente, essendo le asset class un po' confuse rispetto a qualche anno fa, è difficile matchare. Una volta si poteva dire devi comprarti casa fra tre anni, comprare dei bond che tengono l'inflazione, danno anche un ritorno dignitoso, e quelli sono soldi che metti per casa. Oggi oggettivamente viviamo in un mondo in cui le asset class sono un po' strane. Si arriva quasi a pensare che le stocks siano la parte più safe, invece di quelli speculativi sono le crypto o altri tipi di asset, per cui oggettivamente, cioè, se ho capito bene la domanda, cioè matchare i tipi di investimento per raggiungere i singoli obiettivi è un accoppiamento che non faccio più ormai. Cioè, per me, i finanziari li accoppio con eventualmente
cash flow più che investimenti. Cioè, okay, il tuo obiettivo è da qui a 3 anni farti comprarti una casa, effetto, quella parte di cash flow che puoi ottimizzare aumentando l'entrata e il rilancio delle uscite, la puoi divergere verso il cash per comprarti una casa, e magari se l'obiettivo a 10 anni è andare in pensione, più che cercare investimenti migliori, sali di carriera e fai un paio di scalini di promozione. Ad oggi, con, a mio avviso, tutte le asset class un po' in bolla, il cash flow è più importante dei ritorni da investimento. Però sempre di finanza personale parliamo, non investimenti un po' difficile accoppiarli con i singoli obiettivi. Sta ancora più difficile. Cosa consigliate, dice Lorenzo, oltre agli investimenti, per cercare di proteggere almeno parte dei propri risparmi dall'inflazione senza metterli troppo a rischio? Questa è difficilissima in questo momento. Oggi ho visto proprio il bellissimo video di Domo Daran, che è un professorone abbastanza citato spesso anche da Ben Felix. Ha fatto un bel video di Ashvat Domo Daran, magari poi do il link a Giovanni, lo mettiamo da qualche parte. Professore di finanza della New York University. Tra l'altro, ha fatto anche un bel video. Facevano dei Google speech, cioè facevano tipo dei corsi organizzati da Google. C'è un bello speech sulla valutazione delle aziende fatto da Ashvat. È molto molto interessante, molto, e spesso è citato da Ben Felix, ripeto, per cui c'è anche un canale YouTube con 200 e passa mila iscritti da Modaran. Ma è un'autorità nella valutazione delle aziende, nel senso che io 20 anni fa lo studiavo sui suoi libri. Ok, sembra più giovane, sembra giovane. Giovane, sembra che... Forse, nel senso che lui da sempre... È un po' come te, nel senso che sin da giovane pubblicava sul suo blog tutti gli indici per fare... molto specializzato sulla valutazione delle aziende, no? Okay. Se voi andate sul suo blog, che fa schifo guardarlo esteticamente, voglio dire, è rimasto un po' indietro, però lì ci sono tutte le sue lezioni, tantissimo materiale, tutti per esempio i beta per andare a calcolare, insomma, è fantastico, lo sto scoprendo da poco, non so se ho voglia di approfondirlo così tanto, però è veramente una buona sorgente interessante. Ho fatto un video 2 o 3 giorni fa, credo, l'ho visto oggi, ha pubblicato un video sull'impatto dell'inflazione. Lui sostiene che, insomma, storicamente in America, l'America è un'economia così grande che difficilmente entra in hyperinflation, anche se le condizioni attuali sono un po' particolari. Però poi parla dell'inflazione attesa, inflazione reale, expected, e parla di asset class che performano più o meno male rispetto all'expected inflation comparata con poi l'inflazione attuale. Quindi diciamo che ad oggi è un po' complicato, c'è da capire quant'è l'inflazione attesa. Christian De Vita ci suggerisce Rolex. Allora, ecco, tutti, non lo so, ho visto che anche tu, Giovanni, hai fatto un interview sul tuo blog, e non so se poi hai fatto anche una birretta con... Ti ho dato Salafia di arte. Tu investi anche in vino, se non sbaglio. E io reputo tutte queste cose qua molto, 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 molto... Assolutamente borderline. Borderline, sono cose un po' come l'oro, a mio avviso. Sono quelle asset class che hanno tantissima volatilità, ma ritorni attesi che tengono il passo con l'inflazione, perché non c'è alcun motivo per pensare che crescano di valore se non con l'inflazione. Quindi non lo so. Sì, non ho una risposta. Anch'io sono attirato dalle cose rischiose, quindi... dalle idee alternative. Ci metto dentro qualche cosa... In realtà il progetto, cioè diciamo il processo, quello canonico, quello corretto, dovrebbe essere prima costruisciti qualcosa, poi ci puoi andare a mettere dentro qualcosa, no? Le cripto, il vino, sì, esatto, come fetta marginale per giocare, come dice Giorgio, no? Ti dai un X per cento per giocare con... Sì. Comprare casa significa una bella fetta del tuo patrimonio e su un asset abbastanza sicuro, per cui poi aumentare la percentuale di rischio sul resto del patrimonio, ma una buona fetta è in casa, per cui... ci sta. Io credo che alla fine la cosa migliore per proteggersi all'inflazione è investire in un 60-40, in un Vanguard Life Strategy 60-40. Quindi 60% stocks mondiali, 40% bond. Nonostante i bond non diano, stanno un po' risalendo. Il bond short term prenderei, mondo aggregato, mondo short term. Quindi non voglio giocare con
con leve mostruose di bond a lunga scadenza, però un 60-40 aggregato mondo, aggregato bond mondo, short term, è il migliore edge che c'è al momento, secondo me. Avete mai pensato di diventare 40-60, 80-20 in base a quanto gioca? Poi chi è che vuole proteggersi dall'inflazione? Una persona che ha 60 anni o uno che ne ha 20? Anche lì andrei a vedere. Interessante anche questo. Avete mai pensato di investire in attività commerciale? Non lo so. Se intende tipo, che ne so, aprire una pizzeria, un ristorante, piuttosto che comprare un negozio. Aprire un'attività commerciale, allora, anche fare da socio, ragazzi, una lettura fondamentale secondo me è un libro che si chiama Volevo solo vendere la pizza. Ragazzi, cioè io credo che sia un mini MBA in Italia di Luigi Furini, lui giornalista di che racconta di come con amici il classico vai a fare la pizza al taglio a Roma e il classico commento: ma qua ci saranno 10 centesimi di farina, 20 centesimi di cosa, si vende a 2 euro, ne vale la pena, fa l'investimento e poi entra nel meraviglioso mondo dell'ASL, dei certificati, dei sindacati, io ho vissuto quel mondo lato corporate ed è uguale solo su scala molto maggiore e io credo che sia una delle migliori letture per chi ha velleità di determinate attività imprenditoriali in Italia in particolare, e quello veramente molto meglio di un corso imprenditoriale. Questo me lo compro. Guarda, veramente visto che ha tantissime recensioni positive, quindi deve essere veramente... No, ma è devastante. Tra l'altro lui, giornalista di sinistra, si deve anche confrontare prefazione con... Travaglio. Come? Prefazione di Marco Travaglio. Ah, ok, io forse ho preso vecchie edizioni e tutto, però guardate, è un libro meraviglioso. E... personalmente no, io non lo farei, perché... E ripeto... ci sono così tante opportunità di investimento più semplici e più sicure che perché mettere capitale bloccato con vari rischi di va bene il business. Prima cosa, in Italia prima devi competere contro lo Stato e poi contro il mercato. Se riesci a superare il primo scoglio dello Stato, poi ti devi confrontare con i tuoi vicini, competitor, quello o quell'altro. E poi, cioè, veramente per avere quale margine rispetto a un investimento click e guardati Netflix. Cioè. Però questo è interessante, a me piacerebbe approfondire di più, perché in realtà è sempre stato tra i miei sogni, tra i miei 50.000 sogni, non so, aprire la cartolibreria, oppure in realtà, adesso la racconto, nel 2001-2002 con mio amico eravamo vicini ad aprire una libreria a Mondadori. Avevamo anche dato il progetto, avevamo anche dato il locale, e così dal nulla volevo aprire una libreria. Mi piaceva proprio aprire una libreria, una cartolibreria. Mi piaceva proprio, ero convinto che avrei trovato delle idee geniali, far tipo delle presentazioni di libri, o fare serate a tema, volevo anche mettere un'area teatro, ovviamente un pub, teatro, libreria, ludoteca per giochi a tavola. È sempre stato tra i miei sogni, solo che sono sicuro che poi la visione idealistica della... chissà quanta percentuale del mio cervello andrà nel creare concept e quanta percentuale andrà nel combattere con lo Stato, essenzialmente. Credo che sia contento di non averlo fatto, anche se una parte di me si è sempre detto, secondo me avrei fatto robe fighe. Però potrebbe essere una call, una chiamata, come dire, una sorta di vocazione. Quindi... Mm-hmm. Se c'è l'aspetto puramente finanziario, secondo me è veramente, specialmente in Italia, è letteralmente impossibile lanciare business di successo. Però l'aspetto che va oltre il semplice finanziario, ma di vocazione, quello lì lo rispetto. Se uno vuole, se parti da quell'altra parte, sì, certo, sicuramente. Certo. Gio invece intende comprare un'attività avviato, aprire un negozio bar e farli gestire a persone competenti, ecco, in modo da diventare entrate passive. Se devi fare il middleman in quel mondo lì, lascia perdere. Cioè, già se ci metti le tue energie e riesci a ricavarci un utile, pure, comprare un bar e farlo gestire ad altri, secondo me è proprio la strada per ricavarci. Primo, se tutto va bene, uno yield molto più basso del mercato, secondo me.
ma se tutto va bene, deve andare tutto molto molto bene. Poi, a meno che uno non conosce giochi finanziari, giochi anche contabili, in cui puoi dedurci altre cose, ma quello è un lavoro da commerciale, è un lavoro difficile. Non lo so. Non lo so, però... Leggete il libro, raga, leggete il libro. In realtà lo volevo anche mettere, volevo fare un video su quel libro, perché è proprio apertura di occhi totale. Interessante. Mi sa che me lo... Se sei abbastanza ricchi, una bella alternativa di diventare un venture capitalist, è un mondo molto attraente. Quello potrebbe essere più diverso, però lì è un'altra cosa, ovviamente, lì stai investendo con la giusta due diligence su aziende promettenti. Non faccio il venture capitalist per finanziare un bar, certo, è ovvio, no? Lì sto scommettendo su 10 cavalli che almeno uno faccia 20 per, questo è il concetto. È un po' come il mondo azionario. È difficile, è molto difficile il lavoro del venture capitalist. Ma piuttosto, forse, tornando al bar, forse conviene comprare le mura, Mr. Reset, quindi comprarti, investire nell'immobiliare e poi magari affittare. Beh, allora, rispetto alla gestione dell'attività, sicuramente, tipicamente, chi ha le mura è quello che non ha un grosso problema dietro da gestire, perché appunto poi ti succede qualcosa, devi chiudere o il business non va bene, in un caso le mura sono un costo che deve uscire, quindi il cash flow è lì a darti bastonate nelle ginocchia, e nell'altro caso è alla peggio un capitale che hai mobilizzato e che non sta rendendo. Sì, quello fa la grande differenza. Io quando ho parlato con amici che gestivano ristoranti e bar, sì, chi sfondava era chi per un motivo o per l'altro aveva le mura. Infatti è un termine che ho imparato parlando con loro. Sì, ma adesso le mura costano tantissimo di tutto. Cioè, può darsi che adesso tutte le mura sono troppo costose per i margini. Poi ti capita una pandemia, veramente è chiuso. Certo, chiudono tutti i negozi. Ma infatti sì. Questi negozi spesso si parlava del fatto che loro hanno un cash flow con margini così bassi che non reggono più di un numero di settimane, sì, neanche chiaro, mesi o anni, no? Per cui è veramente un appunto. E poi una situazione di questo genere vai letteralmente a follo. Cioè, hai un expected return più o meno forse allineato col resto dei mercati, ma hai una volatilità, è una resilienza. E con un'immobilizzazione, un investimento a monte che, wow, che è molto importante. Non lo so, lo trovo veramente non il momento adatto. Tom dice quella vai sopra, c'è è la continuazione, sì. Questa vai. Ma se in un universo parallelo si potessero investire soldi in persone, voi lo fareste? E credo che sia illegale e devono essere attenzione. No, questa era un'idea di Warren Buffett inizialmente, che in una business school aveva detto: vi darei $250,000 per il 10% dei vostri future earnings. Però poi esistono, in realtà questo modello sta esistendo, non è un universo parallelo. Le Lambda School fanno così, sono delle università, ma anche in Italia sono tipo anche la Boolean italiana, sono quelle che tipo ti educhiamo gratis, ma c'è anche 5-10 anni una percentuale, si chiamano ISA, Income Sharing Agreement in America. E poi ho linkato nel mio ultimo Monthly Learning Journal un articolo che si chiama The Ponzi Economy, che c'è un artista francese che ha fatto una roba del genere, ha detto: vendo share di me, in cui vendo il 10% delle share di me come persona, e quindi chi se le compra ha accesso a tutti i miei earnings futuri, ha venduto le share, sotto forma di non fungible token, mi sembra. Okay. È un'idea in realtà interessante, è un'idea interessante per chi ha carriere, per chi si considera una startup, per chi ha carriere che scalano. Quindi se del tipo io vorrei lanciarmi come imprenditore, però mi serve un venture capitalist che mi finanzia, gli vendo percentuali nei futuri earnings che però si assumano, abbiano un approccio growth. Non è che divento poi pizzaiolo e guadagno X costante l'anno, al mese, è complicato. Ma è interessante, legalmente è complicato da fare enforcement di ogni tipo, credo. Ma Giorgio, questo quanto è lontano alla fine della fiera un student loan per un MBA? Alla fine, tecnicamente è lo stesso principio dall'altro lato, no? Ti do i soldi. No, quello è un corporate bond essenzialmente, no?
io come azienda, a me Inc. Emette bond, lo student loan, e poi li ripago, sono bond. Invece questo qui parliamo di partecipazione a rischio. Ma voi lo fareste? Per esempio, sulla tua carriera di YouTuber, io sarei pronto a mettere un chip. O comprare, ma io comprerei un chip di gente. Sì. Sono mercati non efficienti, no? Magari scopro il ragazzo che è un genio, ma non lo sa ancora, e a 50k mi vende il 10% dei suoi earnings, gli do 50k, poi io gli faccio pubblicità, lo pusho, e poi ho un flusso passivo. I non fungible tokens, come dici tu, sono uno strumento su questo, molto interessante. Non so se, al momento non so se esistono questi concetti, però parliamo di speculazione mentale. Tra i miei investimenti un po' così, ho investito 100 euro su Eniot Music, che è praticamente la possibilità di investire su un catalogo musicale di artisti, quindi ti dà la possibilità di comprarti i diritti d'autore, sì, su musicali. Okay. In realtà sono cataloghi stabili che hanno già una loro stabilità di flussi di cassa. Sì, immagino che lo yield sia lo stesso di tutti gli altri investimenti attuali, quindi ti aspetti un 1%, vuol dire che tu più o meno l'hai pagato 100 volte il loro annual earning. Non ti dà la possibilità di investire su artisti emergenti, no? Quindi su persone che hanno, molto stabile, predicibile, per cui veramente sarà apprezzato a cannone. Se domani scrollano i tassi di se salgono i tassi di interesse, tutti questi investimenti perdono il 50% all'istante, solo perché passi da una... da uno yield dell'1% al 2%, hai dimezzato l'investimento. Vabbè, però teoricamente la piattaforma, ecco, esiste un po' quello. Ma su royalty ne ho sentito... Quello è un effettivo investimento passivo, però perché dovrebbe rendere più dei bond se non c'è molto rischio? Quindi alla fine rende come i bond, quindi sei connesso al mercato dei bond. Se i bond vanno al 5%... No, non mi compro i royalty con expected return 1%, le voglio 5%, quindi sono disposto, tu hai pagato 100 per prendere uno l'anno, io gli do 20, perché dall'altra parte se do 20 a un bond mi dà 1. Certo. Quindi non è che sono connesse ai tassi di interesse queste cose qua. A meno che non stiamo alla fase iniziale di crescita di questo mercato, per cui è ancora un edge informativo, a lungo termine seguono risk free rate. No, però... diciamo che gli strumenti oggi, insomma, abbondano, sono sempre più... Sì, sono tanti, però quelli che creano valore effettivo non sono tantissimi. Sì, è vero. Alla fine quelli tradizionali... Cioè, vedo tantissimo parlare di cose che non creano valore, come il trading. Vedo parlare di tantissimi modi di investire o di generare soldi senza creare vero valore. Si parla sempre di meno di creare valore, questo è il problema. Ok. Qui c'è chi shorterebbe Elon Musk... Le sta facendo Michael Burry, no? Ha ufficialmente pubblicato che ha shortato Tesla. Sì. Burry è un po' strano, in realtà, sono strano come persona. Ogni tanto dice cose... era convinto che c'era una bolla dell'index economy, anni fa, dell'investimento passivo che distorceva il mercato. Ci ha indovinato ai tempi del Big Short... Spero che indovini anche adesso, perché a me Elon Musk da ex idolo mi è diventato un po' uno che fa pump and dump, quindi spero che ci indovini. Personaggio un po' strano, no? Nel senso che oggi sentivo, vabbè non c'entra niente, sentivo l'intervista a Donatella Versace in un altro podcast, che è forse un po' più famoso del nostro, che diceva Elon Musk un tizio un po' strano, che detto da Donatella Versace. Comunque, le negazioni affermano. Meno per meno. però insomma è sempre un tipo che fa tante cosucce mica male, ora al di là del fatto che stia partendo per la tangente sulle cripto, però insomma sta continuando nei vari progetti in maniera veramente paurosa, insomma. Beh, no, non è male. Sì, non lo so, vediamo, sono ancora super fan di SpaceX dai tempi in cui ero fan sfegatato di tutto ciò che era astrofisica e spazio, esplorazione spaziale, il resto non lo so. Non so quanto sia ancora super coinvolto in SpaceX, penso che lui adesso sia un po' distaccato da SpaceX, però sì, parte quello lì, il resto pump and dump. Sarebbe fighissimo poter investire nel canale di YouTube, bah, è una bella idea, ma qualche sviluppo su... Contatta i creator, può darsi che quelli ricchi sono contenti. No, io sono un poveraccio, cioè, però qualcuno può darsi che qualcuno è contento di fare una sorta di
di diventare una SPA essenzialmente. Sì, sì, no, è interessante. Interessante. Una cosa che enforcement si può fare. Vabbè, dai, ci chiedono qui, chiediamo, il trading o il day trading l'ho considerato uno scam totale oppure può essere utile per arrotondare se qualcosa senza grosse pretese? Sì, infatti, anch'io... Io no, penso che farò l'annuncio, dai, oggi ho avuto la... martedì prossimo che riprovo la rip room, la faccio su... voglio fare queste rip room, queste sorta di... con gente che entra a caso, su argomenti un po' controversi. E il prossimo sarà tipo, il trading è una merda, change my mind, e quindi voglio gente che venga a dimostrarmi che il trading può essere qualcosa. La mia opinione è che... se lo fai... ti facciamo arrivare un po' di ospiti, sì, un po' giusti. Tutta la gente che viene a cambiare idea. Io sono per l'efficient market hypothesis, e quindi sono come il trading è un po' come uno che ti vuole dire ho la strategia per vincere la roulette. Se ti porta come prove, ma ho fondato 3 volte il colore consecutivo tra rosso e nero, non dimostra skill. quindi per me, non dico che è uno scam, è un passatempo costoso dal valore atteso neutro se non negativo rispetto alla market, ai ritorni di mercato. Sì, no, credo assolutamente sia un passatempo costoso, e c'è una cosa fondamentale che c'è tantissima fuffa in giro / cacca totale, che cerca di convincere le persone che, di nuovo, il discorso che abbiamo fatto prima, no? Puoi giocare con una percentuale dei tuoi soldi, ma devi avere i soldi prima al sicuro, cioè messi che fanno un lavoro serio, e poi puoi dedicare X percentuale ad altro. Il problema fondamentale del trading è che la formazione vera costa. Cioè, quelli che ti vengono con il mini corso per E sono super cazzari totali. Cioè, meno di, secondo me, $5,000 una formazione non l'hai. Poi ci sono dei costi di operatività del trading che possono essere il data source per i dati in tempo reale buoni, la piattaforma perché devi avere la macchina sulla VPS, cioè... Comunque parliamo di un costo d'ingresso e di un costo di mantenimento che o c'hai dei numeri importanti o non ha neanche senso avvicinarti. Cioè, devi spendere €5,000 per formazione. Formazione significa che per 5-6 mesi devi studiare solo quello. In più devi avere un'uscita costante mensile per l'infrastruttura. Che cambio i miei statement da expected return neutro a expected negativo rispetto alla assolutamente, cioè devi performare molto prima soltanto di rientrare nei costi di avviamento, se vogliamo, e la cosa fondamentale è che appunto richiede tanto tempo, appena qualcuno vi dice o con lo sfondo di Dubai o con la macchina o con che o inizia a parlarti dei robottini, vai, è semplice, è tutto, ma proprio, cioè, stiamo parlando dei venditori di estratto di serpenti nella diligenza che facevano il giro dei paeselli, no? Che funzionano ancora. Tra l'altro c'è anche un nuovo documentario su Netflix, quello della serie I Soldi, che devo parla proprio del perché continuiamo a credere. È uscito da pochi giorni questo. No, sì, l'ho anche già acquisito. Sì, sì, è proprio noi il perché continuiamo a berci tutta sta roba. Per cui il day trading, che poi, appunto, come dice Giorgio, è da approfondire a livello di performance, tutto, perché gente seria che performa in giro c'è anche, ma non è sicuramente quello che ti vende la soluzione. Sì, ma no, non me la bevo, Maurizio, cioè, raccontami di più. Cioè, tu intendi dire, quindi, occhio che tutti i ciarlatani ci stanno, non funziona così, però quindi c'è un modo che secondo te funziona in maniera ripetibile sul lungo termine? Perché se no, intanto aggiorna Fama e French, che tra un Nobel e l'altro sono dimenticati nel loro studio di mettere dentro sta gente, nello studio che è the cross intersection between luck and skill in active fund management, in cui spiegano che ancora statisticamente è impossibile trovare qualcuno che performi in maniera ripetibile su lunghi periodi e che questa performance non attribuibili a delle skill piuttosto che luck. Quindi, però ripetimi, quindi tu pensi un modo per
per no, avere non sto difendendo assolutamente. Cioè, credo che siamo in quell'ottica del qualunque settore, incluso gli orologi o il coso, se ci passi 10 anni di studio sopra e tutto, potrebbe avere un margine interessante, ma per me è lontanissimo dal cioè inizi da là, quello è proprio un suicidio totale, cioè buttate vorrei soldi dalla finestra. Dire che non sto parlando di value investing, sto parlando di trading, perché no trading, sto parlando di trading, che per me non vale, può aver senso il value investing, come ho detto anche nelle mie live. Se uno è esperto in un settore e si fa tanto mazzo per studiare il settore, può scovare qualche azienda che è undervalued, ma parliamo di value, cioè io credo che Coca-Cola in realtà valga 70 ad azione, ne vale 50, ne costa 55, per me quella, ho fatto i miei studi, è sottoprezzata, la compro, so che è sottoprezzata, quando arriverà al suo valore avrà raggiunto. Trading è un'altra cosa, e su quello per me è puramente monnezza la parte di trading. No, beh, così, così tranchante forse no. No, okay. Però statisticamente però ha ecco, senso che il 95%, che il 95% dei trader perda soldi, probabilmente di chi fa dei trading perda soldi, è sicuro, cioè statistica. Sì, no? Sì, il rischio è che di quei 5% qualcuno abbia la facciano, no? Cioè, nel senso è una statistica da cui stare alla un torneo sicuramente di lancio di monetina. Se facciamo il torneo di lancio di monetina, statisticamente il 50% al primo round esce, il 50% passa. Dopo 5 round c'è ancora qualcuno che ha indovinato 5 volte testa o croce consecutive, se siamo almeno 32 persone. E quindi diciamo che c'è sicuramente quello che ha vinto 10 volte consecutive testa o croce su 1024 persone, ma non è skillato. Cioè non è che mi sa poi dire come si esce testa o croce il prossimo lancio. Questa è la mia... non è solo mia. Se fosse cioè, anche Jim Simons del Medallion Fund... i suoi algoritmi, a quanto pare, che è uno dei pochi che overperforma in maniera ripetibile, però ha un tasso di operazioni con successo del 50.1% contro il 49.9%, e quel 1%, che ne fa tantissime, gli porta un ritorno, un alfa al momento, negli ultimi 20 anni, che è sostanziale, è un po' l'outlier in questo mondo qui, uno dei pochi outlier. Però un trading che non fai tu dalla cameretta, lui ha 60.000 PhD che lavorano con chissà che edge informativo, che non pubblicano nulla. Quindi quello è un esempio, però... Allora, ci chiedono Tom, scusate per la mia ignoranza, ma solo io non capisco a che cosa serve il Forex. Le fluttuazioni sui cambi sono minime, uno come fa diavolo a guadagnarci? Se volete, io ci ho perso tanti soldi, quindi posso parlare. Con Forex, cioè nel senso... Si fa leva altissima. 20 per, 50 per. Corretto. Cioè io scommetto su franco dollaro, ma 50 per. Il che vuol dire che se perde 1% ho fatto più 50%, oppure se fa più 1% ho fatto più 50. Meno 50. Diciamo che uno scommette molto leverage. E anche lì, sul Forex è palesemente un expected return a zero, perché non c'è alcun sottostante che cresce come il GDP del mondo. Il PIL del mondo cresce, per cui lo stock market, il market cap mondiale a lungo termine dovrebbe crescere. Nel Forex è veramente, sta giocando a un test e croce. Quindi ecco, diciamo è meglio a questo punto fare trading, perché nel trading stai comprando trading di stocks, perché stai comunque partecipando a un gioco, a una roulette che ha allo zero del colore tuo, nel senso che ha un expected lungo termine crescente. Il Forex è neutro, per cui ho solo costi extra. La dinamica è sempre la stessa del meccanico, cioè del cercare delle fluttuazioni proprio nelle curve matematiche di evoluzione dei prezzi, ma su questo forse Maurizio ne sa di più, credo. In realtà no, ma anche dopo dice mi sembra una fuffarolata stile trading, è trading e quindi è al 99.9% una fuffarolata, nel senso che quando fai trading e monti dei sistemi li puoi mettere sul Forex, sui futures, sulle azioni, il principio è lo stesso ed è assolutamente una scelta perdente nei vari settori, alcuni più perdenti di altri per determinate dinamiche e tutto, ma proprio starne veramente alla lontana. Ripeto, a meno che tu dici ho investito i miei 500.000 euro in Vanguard, ho i miei 300.000 euro in casa
e i miei 10.000 euro per lobby, non so se comprarmi la mountain bike o la motocicletta o fare o trading, giocare le macchinette, fai trading, però fai un conto separato, però cioè non minimamente considerarlo come una delle componenti della crescita del e lo dico da appassionato di trading come concetto, come sfide, tutto è assolutamente un suicidio. Assolutamente, soprattutto il forex. Che io... Tu, Giovanni, cioè, hai esperienze col trading o cose del genere? Col forex mi l'ho preso bene, quindi ma perché dopo l'università ho fatto un allora, master. Qual è il razionale? Cioè, qual è dietro la mente di dire faccio soldi col forex? Cos'è che ti scatta? Ai tempi mi piaceva un po' il trading, l'analisi tecnica, così pensavo di poter, ho un po' studiacchiato, diciamo, ho fatto un master con un professore importante che è uno dei primi che ha scritto sull'analisi tecnica in Italia, molto bravo, così mi sembrava aver capito qualcosa. E penso che l'ho fatto un po' sulle azioni, poi dopo ho scoperto il magico mondo del forex in cui l'adrenalina è il top perché la leva è altissima, quindi puoi partire con un capitale di $250 e raddoppiarlo, triplicarlo in poco tempo, perché in realtà anche il minimo cambiamento, le minime movimentazioni ti portano a grandi guadagni. E quindi, fatto in autonomia, io diciamo che guadagnavo qualcosa, poi alla fine in un giorno perdi tutto, perché è sempre, cioè nel senso, andando su e giù, cioè ci può stare che guadagni. Quando vai in leva, entri in quei meccanismi che... i vari Charlie Munger ti dicono evita di mettere i zeri nelle moltiplicazioni, no? nel senso che se vai in leva vado 20 per meno 5% vai a zero, poi dopo se torna su o giù tu sei, hai moltiplicato per zero, poi puoi moltiplicare per 2, per 3, per 5 e dopo hai già moltiplicato per zero. Ma anche diciamo, tutti i metodi che tu trovi magari funzionano anche, no? Però funzionano in certe condizioni in un determinato arco temporale, poi basta qualche cambiamento che ovviamente non puoi controllare e perdi tutto. Ho anche provato dei sistemi automatici. Vedi Giovanni, la trappola secondo me è esattamente lì, no? Il forex, perché attira il forex? Perché non hai i fondi da investire e quindi non hai neanche fondi per formarti e quindi di che stiamo parlando, no? Cioè, è quello veramente il trappolone. Cioè, se vuoi fare credere di far forex dopo aver visto 3 pagine o 2 video YouTube, raga, vi mando il mio IBAN, mandate soldi, non c'è problema. Cioè, se proprio dovete buttarli, e io l'ho fatto. Anche... che anche se vedi tutti i video su YouTube che esistono al mondo, hai le stesse probabilità di successo di quello che hai visto solo un video. È proprio una logica e soprattutto questa tutta quanta la gamificazione ora i toro, copia i trader, non devi preoccuparti di studiare mentre fai palleggi, ho fatto anche quello, questo anni fa, però c'era questo sito, l'ho già raccontato, che si chiama Zulu Trade, che permetteva di copiare i trader sul forex e funzionava bene finché non funzionava sostanzialmente. Quindi, perché ci sono alcuni metodi che sostanzialmente funzionano, no? ti togli anche l'ansia di stare a guardare, vedi. Guarda, il conto, problema degli ultimi 12 anni è che la borsa è andata sempre su. È molto facile per la gente bullarsi di Standard Bearer. Strategia vincente, ragazzi, tornate indietro dal 2009, battere il mercato è semplice, prendersi un fondo 2 per leverage di S&P 500. Hai vinto. Certo. Non ha mai fatto meno 50% in questo periodo. Ha fatto meno 30%. Ah, l'anno che ti fa meno 50%, boom, cigno nero, ciao tutti a casa. Quindi qualunque strategia che va a leverage è facile che si bullano con numeri, con alfa. Non è alfa, è soltanto più rischio. Ecco, il problema di arrivare impreparato che poi dopo magari fai come me, che ovviamente sul forex, ma è anche giusto così, però magari poi smetti di investire, metti tutto sul conto deposito, o piuttosto che dici, smetto di formarmi. Ma non è investimento, eh? No, certo, chiaro. Però potrebbe succedere anche sulla... Certo. No, ma nel senso che per me quello è proprio il rischio da evitare, credere che questa sia la scorciatoia per lo zoccolo duro dell'investimento. No, l'investimento è una cosa, questa è speculazione vicino alla e ti sto dicendo, cioè io ho visto trading system sviluppati in easy language che prendono 12 anni di storico con delle cose fighissime e tutto che paghi un mare,
poi li attacchi lì, che si sono fatti anche 3 anni out of sample e tutto quanto, e poi li vedi che in reali fanno tutto. Immagina queste cose su una roulette. Sì. 12 anni dati di questa roulette, quindi secondo me il numero 32 è uscito un po' meno volte, e adesso questa pallina che lancerò, ci sono anche questi, il 32 è uscito meno volte, no. Ci sono anche questi sistemi, se cercate su YouTube ci sono tanti video di questi, e sono gratis come i video dei Forex, no? Per cui esatto. Sì, certo, non ci sono. No, ci sono anche quelli, ci sono anche i corsi a pagamento, ma anche in quel caso io direi avrei qualche dubbio. Ma che dite? Vogliamo raggiungere le 2 ore? Dai, raggiungiamo le 2 ore, rispondiamo qui. Vediamo se abbiamo... Riccardo Volpi che dice: se tornaste a 18 anni con l'esperienza acquisita nel tempo, come impostereste il vostro percorso futuro verso il benessere economico? Inteso in termini di carriera, finanza personale, investimenti. Andiamo avanti le prossime 2 ore, dai. Sì, esatto, qui, qui è tosta. Chi comincia? Io sicuramente farei quei passi di cui abbiamo parlato, cioè tutto quello che mi passava per le mani, non sono mai stato spendaccione, nel senso che non è che andavo in giro con la macchina nuova, l'orologio, quello quell'altro, però ho sviluppato una capacità di spendere tutto quello che guadagnavo negli anni a un buon livello, nel senso che proprio perché non tracci, non controlli, non è... passano 10-20 anni, poi ti giri e dici: scusa, ma tutto quello che ho... Se tu metti insieme, credo che sia uno di quei libri, i soldi o la vita, dice: se tu metti insieme tutto quello che hai guadagnato nella tua vita e quanto ti è rimasto, ti rendi conto quanto poco controllo hai. Probabilmente a 18 anni studierei prima il minimalismo e poi la parte finanza personale. È fantastico che siamo in posizioni opposte rispetto alle priorità. Io penso che quella parte lì l'ho capita sin da subito. Io tornassi indietro, accelererei tutto e vorrei arrivare dove sto oggi con 10 anni in meno, perché sarebbe tutto più bello, anche gestire figli con 10 anni in meno, arrivare a questa sorta di semilibertà 10 anni in meno, perché sono stato molto lento, sono stato poco ambizioso, quindi tornassi indietro veramente mettere a galoppare e non perdere tempo. Però tornassi indietro, nel mio mondo avrei potuto veramente diventare Bill Gates se avessi accelerato. Oggi tutti vanno a quella velocità. Cioè oggi il me stesso di 25 anni fa, 18enne, fosse nato oggi, probabilmente rischio che dovrei per forza accelerare anche solo per avere le stesse opportunità che ho avuto. Quindi è un mondo più difficile, più competitivo, con internet che ha democratizzato l'informazione. È vero che è pieno di gente che guarda i gattini, ma c'è anche tanta gente che però queste informazioni le riceve subito, e quindi la concorrenza è molto dura. E poi sono delle carriere che sono completamente, diciamo, il mondo va verso STEM, per cui se fai altre cose è molto difficile. Però tornassi indietro, ovviamente non perderei tempo, mi laurerei forse prima, non perdere tempo subito dopo la laurea. Punterei mentalmente da lì a 5 anni a entrare in Google, dico Google perché a suoi tempi era poi il grande azienda. Oggi punterei a un ventaglio di 10 aziende che mi interessano, cercherei contatti in quelle aziende, punterei sotto i 30, 27 anni, diciamo, a entrare in qualche azienda che conta, e per i 35 aver già messo da parte abbastanza soldi per fare delle scelte importanti. Quindi quello farei. Però più o meno percorso simile, ma molto più accelerato. Ok, io sì, sono un po' più vicino a Mr. Reset, cioè probabilmente inizierei prima a interessarmi a queste cose, ma però in maniera seria, in maniera focalizzata, ecco, perché poi forse anche quello dici tu, cioè arrivare prima a fare certe cose, a parlarne con le altre persone, quello che facciamo stasera magari, cioè a 18 anni non ti viene di, cioè fai fatica, no, a parlare anche... Magari ti confronti con i tuoi genitori, così, però non fai fatica a parlare con gli amici, farti delle domande un pochino più profonde, chiedere comunque, pianificare gli obiettivi, mettersi in gioco, aprirsi. Sono delle cose che magari non ci pensi, semplicemente pensi alla vacanza Ibiza piuttosto che altre cose. Però c'è anche normale. C'è anche quello. Però ci sono anche delle cose importanti che vanno pianificate e forse il confronto. Si possono fare entrambi le cose. È che vedo oggi molti giovani che sono preoccupati perché il mondo è competitivo, però passano tempo a preoccuparsi perché il mondo è competitivo invece che fare cose. E quindi preoccuparsi e basta è un po' un problema.
penso che aggiungendo sul lato carriera anticiperei molto il guardarmi, cioè guardare all'estero, perché io mi sono laureato e sì. Diciamo con la media ingegneristica, però sicuramente avrei dato un'accelerata per uscirne prima dall'università e mi sarei concentrato prima sull'inglese per andare a lavorare all'estero. Quello sì, avrebbe accelerato un bel po' di passaggi. Quella motocicletta. Mitica Ornella. Ornella, bella, bel nome della motocicletta. Ma perché era una Hornet e aveva una bellissima voce come la Vanoni, e allora era Ornella. Abita qua vicino la Ornella Vanoni, peraltro. È morta Milva, se mi si confonde Milva. Con io sempre. Per fortuna no, è il bacio della morte l'ho dato, porca puttana, adesso speriamo di no. Bene. Pezzi di Bitcoin. Abbiamo raggiunto le 2 ore, un record. Wow. Per le nostre birrette tardi, no, non necessariamente, non lo so. 10:30, dai, lo so. Ci teniamo allora questa live trading, live sul trading, Mr. Rick. Sì, martedì prossimo facciamo sai che la faccio su Twitch, questa Rip Room, vediamo. O Twitch, penso che posso farle con te. Facciamo di capire se si può streamare, tu streami entrambi le parti, si può. Sì, ho letto che se forse i partner program, se comincia a monetizzare, non puoi streamare entrambi le parti. Ho letto anche un commento prima di qualcuno che diceva questa cosa qua. Sì, però. Ah sì? Sarebbe interessante recuperarlo. Diceva attenzione che... Diciamo che al momento sono su partner program di YouTube, non di Twitch. Sono ancora per Twitch, sono ancora un poveraccio. Okay. E quindi magari boh, non è un problema. Non lo so, controllerò perché prima che mi bannano da tutto. Subito. Però no, voglio assolutamente passare un po' di roba su Twitch. Quindi vediamo. Assolutamente, se fai dei contenuti live è sicuramente una piattaforma. Sì, a me sembra che sto facendo il Twitcher su YouTube, molti me l'hanno detto, però sono appassionato di YouTube, per cui perché no, però vediamo. Addirittura Clubhouse fai, Clubhouse su... Clubhouse su YouTube, fai un cross di piattaforme, pazzesco. Ma sì, sperimentiamo un po'. Innovi. Bene, comunque, spero che queste live a tre... vi piacciono, magari detto, poi cercheremo di coinvolgere anche sentire qualcun altro, allarghiamo, facciamo una grande famiglia. Assolutamente. Che dire, ci vediamo fra 2 martedì? Assolutamente sì. Al momento, io che giorno capita? No, ancora è prima del sì, ci sto. Dopo, sì, dopo ancora potrei farlo dalla Puglia, non so, potrebbe essere divertente. Se c'è internet in Puglia, Maurizio, tu che ne sai qualcosa? Pagando c'è tutto. Okay. Vecchia regola. Diciamo che ci sono cose migliori da fare probabilmente, però in vacanza. È un martedì, si può fare. Non so martedì, che riuscirò a staccare da tutto io. Io 2 settimane in vacanza sto negoziando. Giuseppe, allora, se sei partner Twitch non puoi stare in altre piattaforme. Ma YouTube come funziona? Beh, non sono ancora partner su Twitch, quindi ancora posso pompare, posso creare le metriche per diventare partner di là a scrocco. Poi dopo, vabbè, vediamo. Dai. Buona serata a tutti, allora. Grandi, siete stati grandissimi. Grazie alle domande. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Ciao.